Vincenzo Vitiello presenta Terzo Tempo, il venerdì alle 20. Il campionato è attualmente fermo per le qualificazioni delle nazionali sudamericane ai prossimi mondiali, che si disputeranno in Qatar tra i mesi di novembre e dicembre del 2022, competizione alla quale si aggiunge la Coppa d'Africa, una sosta durante la quale vi è stata la conclusione della sessione invernale di calciomercato. In tale sede, ed in particolare la Juventus, ha speso circa 97,70 milioni di euro. Si tratta della maggior cifra mai spesa da una squadra del massimo campionato italiano nel corso della finestra di riparazione. Vlahovic e compagni hanno permesso a Bianconeri di strappare il primato che apparteneva al Milan, grazie ai suoi 73,40 milioni della stagione di 2018-2019. Qui nasce e muore la solita domanda che ci si pone: ormai per il fair play finanziario è morto e defunto, però è sbagliato attribuire il fallimento dello stesso solo al Covid, che in fondo ne certifica solo l'inattuabilità, come rimarcato dall'UEFA, che dice che il fair play finanziario ha migliorato la salute del football europeo, perché in 10 anni il sistema calcio ha ridotto i debiti e rafforzato il patrimonio. Mi piacerebbe dire a questi signori quando, dove e perché. Lo dico io, Vincenzo Vitiello.
mosse di mercato come quelli della Juve di Serie A o il Barca della Liga spagnola, che nonostante una profonda crisi finanziaria annuncia Fernando Torres e Morata, tenta di per Morata, cioè ha tentato per Morata, che hanno fatto storcere il naso ai più. Per questo in molti si chiedono se la scure dell'UEFA tramite il fair play finanziario, famigerato fair play, arriverà a colpire questi club che hanno speso moltissimo. L'ordine, l'edizione odierna della Repubblica commenta che il calciomercato nel suo complesso, nella sessione invernale, si è conclusa ieri alle 20, ha evidenziato che il calcio italiano abbia investito nella campagna di rafforzamento a gennaio, quella di Serie A, circa 200 milioni di euro, signori, 200 milioni di euro, secondo solo a quello di 300 milioni di euro della Premier League. Rivoluzionate le squadre, ora inizia un nuovo campionato fino alla volata di maggio. Chiudo, il calcio rischia il fallimento, la politica deve intervenire. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera da Perso Tempo, trasmissione dedicata al calcio in generale e ai temi del calcio, come quello che appena ho detto. Allora, purtroppo questo divagare di Roberta non mi permette di averla accanto a me. Troppo problemi di linea. Buonasera a tutti. Buonasera. Va Ciao bene. Roberto. Allora, lasciamo così. Comunque io presento, cioè, do la parola subito a Roberta del gruppo Quelli, la mia collaboratrice, fedelissima collaboratrice Roberta Di Rienzo del gruppo Quelli che è il Napoli, e ci penserà lei sia a presentare gli ospiti, sia, hai ben capito la tematica che ho descritto, Roberta, Purtroppo quindi mi sono perso una parte, perché va devo bene, dire, comunque la comincia, stasera a combattere col wifi e sì, con comincia a internet. presentare gli ospiti e a te la Allora, parola. ovviamente noi partiamo dal nostro super ospite, il nostro amatissimo Walter Vitale. Buonasera, Ah, perdonami, Walter. ecco, subito, no, subito, c'ho questo viziaccio tremendo, però è d'obbligo, innanzitutto dire a Sonia Sodano che le siamo con tutto il nostro cuore vicino per quello che ha Un dovuto, abbraccio a un Sonia. abbraccio, ha dovuto subire 5 minuti fa, 5, 10 minuti fa, non di più. E quindi le sono davvero, siamo tutti vicini a lei. E poi un augurio di pronta guarigione a Carmine Restuccia, che ha un problema che spera di risolvere al più presto. Era d'obbligo, se no me lo dimenticavo. Detto questo, Allora, vai. ritorniamo alla presentazione. Quindi salutiamo Walter Vitale del canale Buonasera a 87 tutti. TV. Ciao Roberto. Ben ritrovato Claudio Mellone di Pianeta Napoli. Buonasera, Salve. buonasera, ben ritrovati a tutti. Il nostro amico Freddy Adamo del gruppo di quelli che è il Napoli, il nostro affezionato ospite e telespettatore oltretutto. Pasquale Spera, anche lui di Canale 87, buonasera, Buonasera, piacere di conoscerti. E Francesco Esposito, buonasera. Innanzitutto vuoi fare i buonasera a complimenti? tutti. Buonasera, vuoi fare i complimenti per la fotografia dietro di Pasquale? Spostati un po' così lo vediamo anche meglio. No, adesso l'hai coperto, magari un po' più di qua. Bellissimo. No, ma devi fare una Francesco. gigantografia, però, C'è Pasquale. sempre un Diego in ognuno di noi. Allora, ti voglio alla prossima trasmissione con la gigantografia di Diego che ti copre lo schermo, ok? Va bene. C'è sempre Lo fanno meglio. un Diego che ci protegge su di noi, sulle nostre teste. E quindi do la parola di nuovo a Vincenzo e Sì, allora, a Diego. innanzitutto, Roberta, è d'obbligo anche ricordare la partnership che noi abbiamo con Nuvola TV. Ormai è una televisione che si sta affermando nel panorama televisivo campano. Io già l'ho detto, è un grandissimo progetto che sta conducendo il proprietario di questa televisione. È ambizioso e già si sta stanno aumentando in maniera, io vedo, esponenziale,
le visite e gli ascolti di questa TV che raggiunge tutte le località della Campania, tutte, non ha posti vacanti. E quindi ricordiamo ai nostri spettatori che la puntata andrà in replica domani sera dalle 21:15 alle 21:30, dipende dal telegiornale di chiusura di Nuvola TV, perché c'è prima il telegiornale e poi andiamo in primissima serata. Alle Saremo anche 21:30. più belli su Nuvola TV. Come detto? Saremo anche più belli su Nuvola TV. Quindi Vedo che 21:15. Claudio. Se potete dire al regista di Nuvola TV se può fare qualcosa per i capelli, tipo Se tu ti metti un sotto filtro, una cosa, no, qualcosa. allora tu devi, caro Walter, tu devi dire soltanto se vuoi un'acconciatura tipo Beatles o vuoi un'acconciatura No, Giorgio Allora, Best, tipo siccome siamo in una sorta di Giorgio Best. condominio, se Walter si mette sotto di me, io gli scendo le trecce e magari, insomma, Appunto, facciamo una sorta di... devo rivoluzionare tutto. Devo rivoluzionare tutto. No, Allora, lasciamo comunque, perdere, non ho siamo finito. benissimo così. Sì, non ho finito. Allora, ragazzi, signori, collegatevi domani sera in replica 21:15, 21:30 su Nuvola TV, canale 859 del digitale terrestre. E in più, se qualcuno invece domani sera si è perso pure la puntata, ha ancora un'altra chance dopo domani mattina verso le 9 del Oppure ci mattino. piace se la vuole vedere di nuovo. L'unica cosa, spero che non si vedano il Festival di Sanremo, perché sinceramente l'ho detto prima, non, lo vedevo 40 anni fa io il Festival. Sono rimasto ancora i tempi di La Viz e No, ma vabbè, io ho fatto una specie di... Ho chiesto a mio marito, ho detto, ovviamente nessuno qua vede il festival, ho detto, ma chissà. Domando ai presenti, anche quest'anno ci sarà Toto Cutugno, cioè canta ancora Toto Cutugno, perché sono rimaste Vabbè, lì. c'è Massimo allora, Ranieri, c'è pure Toto Cutugno, perché Toto Cutugno allora, viene arrivato secondo quando c'era Massimo Ranieri. Toto Cutugno prima, è una certezza. Roberta, prima invece di farti tutti riepilogo, io penso sicuramente che Walter Vitale avrà intuito quello che ho detto prima nell'anticipo, nella descrizione. Allora, gli faccio una domanda. Io ho fatto un'anticipazione di magari di 2 minuti. 3 minuti, io gli faccio una domanda di 15 secondi. Dove andremo a finire? Questo calcio davvero si avvia alla bancarotta e se vuoi cerca di analizzare tutti i temi che ho detto, se vuoi. Scusami Walter, io mi riallaccio, non so se era riferimento al Novak Christov di Vladovic Sì, e le uscite del Tottenham. allora, scusatemi, ricordatemi che dopo Perché vi sono devo state dare. confermate gli acquisti del Sì, Tottenham sì, di sì, sì. Bentancur, sì, Allora, scusate un attimo. Sì, Calma, per favore, l'unica cosa, non ci accavaliamo. Ricordatemi che dopo vi devo dare in esclusiva una notizia del mercato del Napoli, ma rispetto a un giovane che ha preso il Napoli. Quindi, Ah, sì. allora, è Sì. una notizia in esclusiva che non sa nessuno. Il Napoli si è acquisito un talento, un futuro talento del calcio nazionale e ha bruciato la concorrenza di Juventus, Bologna, Sassuolo, di altre squadre. Quindi dopo vi dirò tutto, però adesso a parola Valle. Vai, Walter. Niente, che il calcio italiano versi in una situazione economica drammatica è un fatto. Così come è un fatto che purtroppo in Italia ci sia una disparità tra società che emettono bond a campionati in corso, tra società che immettono 400 milioni di euro di capitale durante la stagione, invece altre società che cercano di sbarcare il lunario con quelle che sono le loro entrate, non avendo una proprietà facoltosa alle loro spalle. Chiaro che l'affare Vlahovic ha fatto un po' storcere il naso a tutti, però poi se prendiamo la calcolatrice e facciamo i conti, Paratici, ex direttore della Juventus, oggi al Tottenham, ha praticamente ripagato la spesa prendendo Betancourt e Kulusevski. L'ultima uscita che ha fatto la Juventus nel mercato, sia Ramsey, che costava la Juventus 7 milioni di euro netti a stagione, 9,8 lordi, ha permesso poi alla Juventus di fare due affari che ritengo siano clamorosi, ossia quello di Zaccaria, che è davvero un ottimo centrocampista acquisito per 5 milioni di euro, e Gatti,
è uno dei migliori talenti italiani della serie di... Sì, tengano brutto vizio, perdonami, però io questo vizio non me lo tolgo, quindi di interrompere, perdonami, ma dopo ti lascio la parola per quanto vuoi. Sì. Io penso che il problema sia un altro, che abbia fatto la Juventus dei grandi colpi di mercato è fuori discussione, quindi è fuori, tra l'altro l'ha quasi sempre fatti, adesso sta cambiando strategia, si sta adeguando a De Laurentiis in un certo senso, ingaggi bassi, giovani promettenti. Però il problema secondo me è un altro. Allora, si può, dico, nel mondo in cui viviamo, non parlo di società di calcio, parlo di società in generale, gestire male una società, gestirla male, portarle a capitale in rosso, e non solo la Juve tra l'altro, perché nella Juve uno vi può dire ma c'è il CAM, c'è lo sponsor che vi capitalizza. Si può andare verso una bancarotta, perché sicuramente se il calcio continua così si andrà verso una bancarotta, lo dicono tutti. Si può andare verso una bancarotta e non far applicare dei limiti stabiliti e mai applicati dal per finanziario. Allora, revisione di conti, ci sono le revisioni dei conti a livello statale che devono andare a vedere. Tu non sei una società che hai operato bene, non sei. Hai fallito, come la Juventus non ha operato, mi assumo la responsabilità. La Juventus come ha fallito tutte le ultime gestioni. Quindi tu società, io ti fermo e stai, allora ripiani prima tutti i debiti con calma. L'anno prossimo inizi a programmare. Perdonami tanto, il problema di fondo è che la Juventus ha fatto una ricapitalizzazione di 400 milioni di euro nemmeno un mese fa, e quindi automaticamente immettendo denaro fresco nelle casse del club riesce a mantenere la situazione debitoria, perché non tutto il debito è cattivo. Ok, se tu parli con chi si occupa di finanza, dice ok, il debito, noi macchinonicamente siamo abituati a considerare il debito assolutamente negativo, ma c'è debito positivo e debito negativo. Purtroppo noi ci troviamo di fronte a una società che ha la possibilità, cambiato in corso, di prendere 400 milioni di euro dalla Exor e depositarlo nelle casse della Juventus. Così pianano i bilanci, così come l'Inter emette un bond durante il campionato da 250 milioni di euro ed è chiaro che può permettersi di fare determinate operazioni. Il problema è che queste cose non dovrebbero essere consentite, perché si crea una disparità. Chiaramente squadre come l'Atalanta e come il Napoli, che fanno dei bilanci puliti, ma non possono chiaramente più competere con squadre che all'improvviso emettono capitali ingenti all'interno del loro... Bravo Walter, io qua volevo arrivare. Ma il problema è Pasquale, fatemi finire. Pasquale, la parola arriverà a tutti, dopo la passeremo a Claudio, poi a Francesco, poi a te, poi a Freddy, quindi arriverà a tutti, anzi dopo ci penserà Roberta. Noi ci potremmo fare il, come dicono a Belfast, il sangue a amaro quanto vogliamo noi, ma sapete la UEFA quando è successo il caos della Superlega, l'ECA ha nominato presidente chi? Al-Khelaifi, il proprietario del Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain è stata la prima società che ha bypassato il fair play finanziario facendo una sponsorizzazione abnorme con la Fly Emirates, che è di proprietà della famiglia Al-Khelaifi, andando a sconvolgere il mondo del calcio, facendo due operazioni nella stessa stagione, quella di Neymar e quella di Mbappé, che hanno completamente cambiato il modo di fare calciomercato nel mondo del calcio. Se le istituzioni, che sono la FIFA e la UEFA, permettono queste cose, è inutile che noi poveri operatori del settore ci poniamo delle domande, perché fin quando non si porrà un freno a queste cose noi andremo avanti e sarà sempre peggio. Il Real Madrid ha fatto firmare un precontratto che fra una decina di giorni diventerà contratto a Kylian Mbappé a 50 milioni di euro a stagione, 50 milioni di euro netti a stagione. Qualcuno ha impedito a una società
piena di debiti come il Real di poter fare questa operazione? No. E allora noi possiamo parlare quanto vogliamo, ragazzi. Il calcio va così. Purtroppo. Roberto, vai, fai il giro. Allora, volevo passare la parola a Pasquale che voleva parlare, voleva appunto... No, scusate, teniamo, se no ci imbroghiamo sul... Facciamo il giro, come ho detto in gesto. Allora facciamo il giro, io la passo allora a Claudio. Esatto, perché dopo ci imbroghiamo... Mi riallaccio a quello che ha detto... Mi riallaccio a quello che ha detto Walter, quindi il quadro che ha disegnato Walter è un quadro chiarissimo. In più ci aggiungo che poi ci sono procuratori che prendono una parcella di 18 milioni di euro, che mi sembra un'assurdità, soldi con i quali si possono acquistare almeno 3-4 giocatori. E anche questo, Roberta, posso rubare un secondo a Claudio? Sì. Anche questo, vedi, le società... hanno creato un mostro, oggi tutti puntano il dito verso i procuratori, ma in realtà sono le società che hanno creato questa figura, perché quando vogliono accaparrarsi un giocatore si rivolgono al procuratore, il procuratore fa semplicemente il suo mestiere. Oggi è un mostro che toglie i soldi dal mondo del calcio, ma che hanno creato le società che oggi si lamentano della creatura che hanno creato. Allora io, Walter, perdonatevi tutti, per favore, non cerchiamo di almeno uno o due giri di far parlare tutti, perché se no nessuno parla. Se ci blocchiamo. Allora, l'unica cosa che volevo dire, perché ero d'accordo con te, ma non l'ho detto per dimenticanza, caro Walter. Allora, è la FIFA, sono gli organismi internazionali che dovrebbero intervenire, perché questo schifo lo stanno gestendo solo loro. Vai, Walter. No, è Claudio. Claudio, scusami. Walter ha perfettamente ragione in tutto quello che ha detto. C'è un'altra figura che è molto peggio del procuratore, è l'intermediario, colui che agisce nell'ombra, colui che gestisce e manovra i fili dell'operazione. Le società, è inutile che si lamentano dopo, perché questi mostri all'interno dei mostri l'hanno creato loro, sono state le società che hanno per prima pagato l'intermediario, colui che pianifica il tutto e permette l'accesso del procuratore. La FIFA e l'UEFA non interverranno mai, è semplicemente la guerra nella guerra, perché permettere certe operazioni. Ragazzi, ne abbiamo l'esempio del Barcellona, che è rimasto fermo alla finestra per due sessioni di mercato. Quindi, se questa legge vale per il Barcellona, mi spiegate perché non vale per il Real Madrid, per la Juventus, per il Manchester City, per il Paris Saint-Germain? C'è qualcosa che non mi torna. Allora, se noi vogliamo essere chiari, dobbiamo far capire alla gente che purtroppo ci sono situazioni molto, ma molto più grandi di noi e di conseguenza molto più grandi di queste società. La famosa legge Bosman, che tanti anni fa ha rivoluzionato il mondo del calcio, oggi è una scure sulla testa di ogni società. Vi faccio un esempio. Scusatemi, l'Atalanta in che posizione si trova in campionato adesso? Secondo voi l'Atalanta vende Gosens perché c'ha Zapata infortunato, Ilicic che povero Cristo non ha più la testa per giocare a calcio, ma per vendere un giocatore come Gosens perché lo fa? Lo fa perché puntualmente non essendo all'altezza di gestire un parco giocatori con ingaggi monster e con spese abissali per essere all'altezza e al pari di coloro che comunque hanno alle spalle multifinanziarie, quella maledetta pubblicità che è stata messa sul braccio sinistro dell'arbitro, della categoria arbitrale. A chi appartiene? Cioè, vedete come si allarga a macchia d'olio la cosa? Si allarga. Perché purtroppo è così. Allora, se vuoi stare al passo, devi vendere, se non hai le forze di. Se invece devi combattere, basta fare una ricapitalizzazione. Basta avere alle spalle il personaggio
ho la finanziaria giusta, tra virgolette, e vedi che tutto si risolve. Non tutti possono prendere dalla Ferrari, arriva bene e lo portano all'interno di una società di calcio. Scusatemi, io poi da ignorante in materia voglio capire, ma arriva bene, che faceva la Ferrari e che cosa c'entra? Ha fallito alla Ferrari, chiaramente l'hanno esposto dalla Juventus. Allora, a me mi è dal primo momento, sapete che cosa mi è sembrato? Quella favoletta che ci raccontano, che io non lo so perché non c'ero all'epoca, i famosi aeroplani che c'erano nella seconda guerra mondiale nella nostra nazione, da Roma passavano a Milano, da Milano passavano a Napoli e poi passavano a Torino. Guarda, che flotta aerea che tenevo. No. Questo mi sembra questo. Cioè, stiamo scherzando, purtroppo la situazione è questa. E tieni i soldi? Sì, allora fai squadra. E tieni? No, allora vendi. Purtroppo è questo. Claudio. Scusami, ma se il presidente non è in grado, è meglio che venda a me la società, che noi non possiamo. No, Claudio stava parlando di vendere a livello di giocatore. No, io sto parlando di Napoli. Allora, ragazzi, Pasquale, il ragionamento che fai tu è giusto, però c'è un particolare. Oggi chi c'è che può prendere in mano questa società? Chi c'è? Pasquale, sulla carta lo posso volere anche io il Napoli, ma nella sostanza c'è la possibilità di portarlo avanti poi dopo, perché non è solo calare il pacchetto di soldi sulla scrivania, sul tavolo al momento della firma, è il dopo. Noi abbiamo visto che cosa può significare l'acquisto di una società. Vi ricordate l'Inter, quando sono arrivati i cinesi in pompa magna, come dicevano una volta Ruggero Orlando, arrivano i cinesi, arrivano nuotando, stanno arrivando, sono arrivati una barca di soldi, e poi è cambiata proprietà, è cambiata gestione, è cambiato tutto. Abbiamo visto il Milan, gli americani, questi, quell'altro, e poi. Allora vedete, c'è qualcosa che non torna, e a chi è permesso fare certe cose e a chi non è consentito neanche gestire in santa pace il gruppo, la società che ha, perché non ha i mezzi, quelli là forti, non ce li ha, e allora diventa tutto un problema. Ci sarà sempre la categoria, la squadra, la società di Serie A e quella di Serie B. Quella che deve arrivare prima e seconda, quella che deve arrivare così, sudando, terza, quarta, quinta. E poi, attenzione, io vi ho ascoltato con attenzione la disamina che avete fatto, ma siamo proprio sicuri che il problema di quelli là, ringraziando il nostro Signore, è proprio il centravanti? Siamo sicuri? No. E allora... Hanno è una squadra che non ha centrocampo, che non ha più difesa perché c'ha quei due centrali che sono 35 e 36 anni, e forse mi sono mantenuto basso. Vabbè, allora faccio un collegamento, voglio fare una domanda a Freddy. Proprio per quello che ha detto Claudio Melone, tu credi che il famoso tweet di De Laurentiis che si congratulava con l'Inter e l'Atalanta si riferisse proprio a questo? Ma guarda, De Laurentiis ci ha abituato a una comunicazione abbastanza simpatica e strana. Secondo i canoni nostri, magari sarà criptica in questo momento. L'ho chiamato tweet postadato. Forse la capiremo più in là. Per quanto riguarda invece la situazione del calcio, come prospettava Vincenzo Vitiello nella sua introduzione, io credo che questo calcio sia drogato. Se per esempio negli altri sport si può parlare di doping, no? Nel ciclismo, per dire, no? Nel calcio il vero doping è questo, è una immissione di denaro esagerata che fa in modo che alcune squadre possono vantarsi e crogiolarsi con i soldi che si dotano grazie a delle società che fanno da partner,
e altre invece che devono navigare nel loro budget e devono stare al riparo, magari scovando giocatori utili al progetto per galleggiare. A questo punto, visto che io magari sono facendo favori anche. Sì, perché poi voglio vedere l'ultima partita Fiorentina-Juve come va a finire. Comunque, chiusa prenda. voglio dire questo, io sono sempre stato uno che magari anche con i miei amici, anche da ex calciatori ci siamo confrontati, no, su questo punto. Io ero l'unico, insieme a un gruppo che ci sentiamo spesso, che ero favorevole dal primo minuto che è nata la Superlega, favorevolissimo. Io sono favorevolissimo alla Superlega. Almeno si tolgono dal mercato. Un milione di euro e fare tutto il calcio che vogliono, che lo facciano. Perché queste società che si possono permettere di fare il bello e il brutto tempo, sono 8, 10, tutto il resto sono squadre che se la possono giocare alla pari. Quindi andatevene a fare i campionati che volete voi, lasciateci in pace e fateci divertire. Alla fine il calcio è diventato un po' come Sanremo, no? Vincono sempre gli stessi, già si sa prima quando vince, chi vince e chi non vince, insomma non c'è nulla di suspense, non c'è anche il fatto che noi adesso siamo quarti, siamo secondi in classifica, 4 punti dalla prima, insomma un poco c'è il fiato della Juventus, anche se è lontana, lo teniamo, insomma, ma non per i meriti tecnici. Vabbè, ma l'Inter c'ha una partita in meno. Appunto, no, ma non per i meriti tecnici, appunto, ma proprio perché conosciamo i loro magheggi. Perdonami, Roberta, a 4 punti di, se ora stessimo a 4 punti effettivamente dall'Inter, potrei dire ce la possiamo giocare tranquillamente. Potremmo. Ma devono giocare ancora questa partita. Vabbè, però io allora se allora sulla carta è una partita difficile a Bologna, però ormai io ho capito che tutte le volte che c'è una partita difficile poi so benissimo come va a finire, quindi non mi faccio illusioni. Tra l'altro anche questa partita da recuperare, insomma c'erano parecchie partite da recuperare, questa, diciamo, questa sosta di campionato poco si è capita, forse perché c'era Sanremo, questo punto devo pensare questo. Infatti l'ho detto nell'introduzione, facciamo parlare Pasquale Spera e Francesco Esposito. Vai Pasquale. Allora, io sulla Juventus, sul fair play finanziario, non c'ho mai creduto al fair play finanziario, perché la FIFA si è calata le braghe insieme con la UEFA già per quanto riguarda la Superliga. Aveva deciso di fare sanzioni alla Juventus, al Barcellona e al Real, poi non se ne è fatta niente. Hanno punito lo Spezia perché è una piccola squadra, mentre le altre squadre hanno potuto fare mercato benissimo. Quindi come sempre hanno fatto figli e figliastri. Questo è insomma il quadro, ma riguardo invece alla piega che sta prendendo il calcio adesso, il calcio internazionale. Che speranze ha una squadra come il Napoli, come l'Atalanta, come giustamente ha detto Walter, di poter sognare di vincere uno scudetto e di arrivarci senza questa emissione continua di denari, che poi il tifoso diventa pretende, insomma vuole lo scudetto, vuole il giocatore, il top player, vuole questo, vuole quello, però alla fine insomma bisogna anche considerare che c'è una situazione che non dipende soltanto dal calcio Napoli, ma che dipende da tutto il calcio che già ha stabilito una Superlega interna, che sono sempre gli stessi che vinceranno, sono sempre gli stessi che saranno lì in alto, perché sono quelli che hanno le possibilità economiche di fare un bond, come ha detto Walter, e di aumentare il capitale. Noi invece dobbiamo combattere con i debiti, insomma, dobbiamo combattere con le scadenze di contratto, con Insigne che fa a Toronto, con un terzino che arriverà a giugno. Difficoltà di gestione che normali di una società, che altri invece superano così, in un niente. Sì, no, Roberta, allora ti ripeto, io ho detto anche l'altra trasmissione, ci dobbiamo rifare alle parole di Laurentiis, c'è una concorrenza sleale, e io aggiungo voluta anche dai organismi superiori, ma in primis la FIFA.
la FIFA ha tante responsabilità, anche tante responsabilità partendo da questo punto qui, ma anche arrivando alla gestione dei vari campionati, della Coppa d'Africa, delle qualificazioni per i mondiali delle squadre sudamericane. Cioè, non si può, un attimo che la passo, deve passare a Francesco. Non si può andare avanti con queste soste che danneggiano moltissimo le allora la FIFA deve capire che ci sono degli investitori, ha capito che ci sono degli investitori, la FIFA l'ha capito solo per fatti suoi, cioè la FIFA ha capito che ci sono degli investitori, una squadra investe un patrimonio per prendere giocatori, prendiamo anche il Napoli, ha investito tanto per prendere Osimhen, per prendere Anguissa, non tanto, però poi dopo lo dovrà riscattare. Ma non lo riscatterà, per prendere Koulibaly ha investito tanto. Questi sono giocatori in primis del Napoli e poi della Nigeria e poi del Congo belga e poi sono giocatori del Napoli. Ok, quindi la FIFA deve garantire il club e deve dare secondo me un'organizzazione diversa alle manifestazioni internazionali delle nazionali, sì. Perché sennò la cosa non può andare avanti. Francesco Esposito, sei stato zitto per un'ora, puoi parlare quanto vuoi. Sì, allora avete detto tante cose, avete toccato molti argomenti, faccio qualche precisazione. Le soste al momento ci sono perché ci sono le qualificazioni per il Sud America e quindi, visto che in Europa erano comunque fermi perché non potevano permettere di giocare senza praticamente sudamericani, hanno fatto questo stage per l'Italia, altro amichevole, eccetera, eccetera. Premesso ciò, ovviamente il discorso gira tutto intorno all'economia, perché la Coppa d'Africa si sarebbe potuta spostare, ma probabilmente ci sono interessi nel farla in un determinato periodo dove magari, visto che il meteo lo permette, quindi ci sono più possibilità che le persone vadano allo stadio, perché la Coppa d'Africa non si può fare a luglio, non si può fare ad agosto, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il discorso è sempre relativo a un fatto meramente economico. Purtroppo ormai oggi è inutile girarci intorno, parliamo comunque di società che fanno investimenti non magari per l'interesse di vincere il titolo sportivo, ma semplicemente di fare più soldi. È inutile che continuiamo ad avere il sogno di vincere lo scudetto, perché poi le persone che sono in società sono contente. Ormai, come dico molte volte, molti dicono: ma perché il Napoli, per esempio Pasquale parlava di Amazon, parlava dello sceicco? Noi vorremmo lo sceicco che è nato a Forcella, non so, il cinese che è nato nel Bubero, perché vorremmo che il deve essere un miliardario che deve essere anche tifoso del Napoli, ma questo non esiste. Quindi l'Amazon che viene e fa l'offerta da Rennis lascia la società non viene perché ha interesse che il Napoli vinca lo scudetto, ma che probabilmente potrebbe avere degli interessi economici, magari per il sud Italia o per la città di Napoli, per il porto. Poi tante chiacchiere che ci sono, ma in realtà fatti concreti non ce ne sono, perché anche quando si parlava della ristrutturazione del San Paolo c'era il marchio Lenovo, che è una marchio cinese che produce computer, si pensava di mettere il nome dello stadio con questo, ma non se ne è fatto niente. Ma nessuna società mondiale credo possa avere questo interesse forte nell'investire nella città di Napoli, perché poi la conseguenza appunto sarebbe che ovviamente se arriva, inventiamo Amazon, prende il Napoli, ma prende il Napoli perché poi ci gira intorno il marchio, tutto il merchandising, magari delle promozioni particolari, oppure fanno degli investimenti, lo ripeto, per il territorio, fanno un centro commerciale a nome Amazon e ci mettono il marchio Napoli vicino. Però purtroppo noi non è che possiamo scendere in piazza o fare delle manifestazioni, come dire, per cercare di fermare quest'onda che ormai, come diceva qualcuno, va avanti dai tempi della sentenza Bosman. Infatti, da quando tutte le società sono inquadrate non più come società sportive, ma sono delle vere e proprie società che oggi si quotano anche in borsa, vedi la Juve che si permette di fare ricapitalizzazioni. E questa è la legge Melandri che ha permesso alle società di diventare SPA. Sì, quindi io mi sono rassegnato, tra virgolette, purtroppo non vedo, con quello che si sente, come qualcuno diceva, il contratto di Mbappé di 50 milioni, saranno sempre le solite società che
nonostante i debiti, continueranno comunque a investire, eccetera. Faccio anche una precisazione. Ma io ti voglio dire anche una cosa in più, caro Francesco. Quando si parla di sponsor, sono anche parte di soldi pubblici, eh? Attenzione, sì. Perché tutti dicono, ma tanto è intervenuto lo sponsor. Ma lo sponsor, sono parte degli introiti degli sponsor, sono pubblici, sono soldi pubblici. Capisci? Sì, cioè, poi si parlava una cosa, si parlava della ricapitalizzazione della Juve, dei famosi 400 milioni. In realtà non è proprio così, perché quando è stata fatta la ricapitalizzazione erano stati diciamo messi per lo sport, per la Juve, per il mercato 30 milioni. Non tutti infatti la ricca, attenzione. L'acquisto di Vlahovic corrisponde alla vendita di Kulusevski e di Betancourt. Allora, no, i 400 milioni sono stati messi in società per la situazione debitoria. Nessuno ha detto che erano stati messi per il mercato. Sì, no, si era parlato di 30 milioni per il mercato, però poi in effetti li hanno. Ha ragione Walter. Questa ricapitalizzazione che non si è avuto l'altro ieri, da un po' che si è avuto a dicembre. Vabbè, comunque è stata per ripianare, è stata fatta per ripianare i debiti della Juventus. Però ripianare i debiti non significa spenderli per ulteriori acquisti, infatti è quello stiamo dicendo, la stessa cosa. Infatti non è che tutti gli azionisti soci hanno preso bene questa situazione, perché poi ci sono anche persone comuni che magari non sono assolutamente dei tifosi della Juve, ma che hanno delle quote in quelle società e non è che sono particolarmente contenti, perché fondamentalmente hanno fatto un investimento meramente sportivo, hanno ripianato i debiti, non è che hanno fatto degli investimenti. Però Franci, ti posso dire una cosa, che da quando la Juve ha preso Vlahovic, nei giorni successivi in borsa il titolo della Juve è salito, quindi hanno guadagnato pure loro che sono soci, tranquilli. Questo però si chiama aggiotaggio, perché molte volte... Però in realtà non è aggiotaggio, perché alla fine la Juve Vlahovic lo ha preso da te. Sì, l'ha preso veramente, certo. però non è aggiotaggio. Allora, scusate, ora voglio dire una cosa, non vorrei che passasse la storiella che adesso se l'azione è salita per due giorni, chissà la Juve quanto ci ha guadagnato, come doveva ripagare Ronaldo con la vendita delle magliette. Scordiamocelo, perché la borsa tu oggi perdi, domani guadagni, non è mai una cosa lineare. Esatto. Francesco, basta che la borsa per due giorni cali tutti gli introiti delle magliette si vanno a farsi benedire. Se io sono un socio furbo, il giorno in cui la Juve prende Vlahovic e il titolo sale dell'8%, io vendo e il giorno mi ha già buscato i soldi. Sì. ma questo è un giochino che è stato fatto. Allora ascolta, scusate, perché continueremo su questo argomento in modo, con un taglio magari diverso. Roberta, io ti voglio dire una cosa. Allora, innanzitutto do quella notizia del Napoli per quanto riguarda l'acquisto, e poi dopo insieme discutiamo un pochettino di che cosa vogliamo affrontare, che taglio vogliamo dare alla trasmissione. Allora, Vincenzo, tu vuoi lanciare una bomba praticamente? Scusate, accordo raggiunto tra Bari e Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso, attaccante classe 2005, al club azzurro. Le trattative di a titolo definitivo, spassata via la concorrenza di Juventus, Sassuolo e Bologna. Il ragazzo dovrebbe rimanere fino a fine anno al Bari, operazione condotta dall'agenzia DGP Management di Daniele Domenico, che noi abbiamo avuto il piacere di ospitare in trasmissione qualche puntata fa. Dicono che il Napoli si è assicurato un grande talento per il futuro. Non lo so, io ho dato la notizia, poi vedremo. Allora, Roberta, io quello che mi chiedo, non so, vediamo un poco, gestisci un po' questa situazione. È tutto vero a livello legale quello che è stato detto, a livello di lecitità delle operazioni, però andiamo verso un calcio, lo stiamo dicendo tutti, che non ci appartiene più.
ha ragione chi ha detto Claudio quando ha detto fatevi il campionato, non so chi è che l'ha detto, fatevi, no, Freddi, Freddi oh, ha detto fatevi finalmente la Superlega, lasciateci. Ma Freddi ha ragione. Lasciateci il calcio che è nato come contesa tra contrade e quindi per favore lasciateci il calcio che è nostro, non è vostro. Voi imprese, voi imprenditori, vi siete appropriati moralmente e indebitamente di uno sport che non vi apparteneva. Vi siete presi questo sport solo per far curare i vostri sporchi, sporchi tra virgolette, nel senso che sono interessi e tutti gli interessi per me, in senso di dirlo, non hanno una valenza di pulizia. Quindi è un appello che io faccio pubblicamente, fatevi per cortesia, fatevi i vostri sporchi interessi, fatevi il vostro campionato, lasciate il calcio così come è nato al popolo, alle contrade, ai paesi, alle città. Allora sei d'accordo con me, Enzo? Ma mille per mille, alle realtà. Ma con questo scenario, allora, scusi un attimo, bisogna essere d'accordo. Lasciate che Reggio Emilia si possa scontrare con Firenze, lasciate vivere una sana rivalità, lasciate che Benevento, Avellino, Caserta, Salerno si possa scontrare con Roma. Allora, il calcio è questo. Vi siete appropriati non illegalmente ma moralmente indebitamente di una cosa che non vi appartiene. Mollate il pacco, mollate l'osso, andate via dal calcio. Allora, il discorso è semplicissimo. Questi signori vanno avanti perché? Vanno avanti perché c'è un seguito. Se ai tifosi certe cose stanno bene, continuano a pagare le TV e bravo, continuano. Sì. Ragazzi, è anche tra virgolette colpa nostra. Noi lavoriamo seguendo il carrozzone. No, vabbè, ma non è colpa sempre della stampa. Voglio dire, noi facciamo un lavoro con il calcio, noi ci occupiamo. Noi però utenti. il discorso no, è no, io dicevo il calcio, noi utenti. Il calcio va avanti perché c'è gente che segue. Se alla gente non sta bene, basta non seguire più. Se non segui più, le televisioni non investono più nel calcio e questa classe dirigente si attacca e non mi fate dire a che cosa. Però si è capito. Walter, lo voglio dire ancora più volgarmente, perché Vincenzo Vitiello non ha né peli sulla lingua, non ha paura di nessuno, sono delle zecche, delle cavallette, che si appiccicano ad ogni cosa, ad ogni qualsiasi forma di interesse. Fate tenerezza, io dico fate tenerezza, perché quei capitali non ve le porterete nella tomba, nel senso che quei capitali su cui state giocando ve le porterete tutti nella tomba. Anche quindi, se però Vince, lasciami dire una cosa, noi tutti commettiamo talvolta un clamoroso errore, perché quando pensiamo al movimento calcio pensiamo solo ai ricconi che stanno in Serie A. Purtroppo c'è la gran parte delle società di Lega Pro e dei dilettanti, dove ci sono ragazzi che giocano e non prendono, non vengono pagati. Quindi quando si parla di movimento calcio, noi puntiamo sempre i riflettori su determinate situazioni. Sapere però, no, solo un attimo, volevo fare questa precisazione, che se il castello crolla, sì, quelli lì non muoiono di fame, ma ce ne sono 100, 200 mila tra società, persone allora, che lavorano, ragazzi che ci giocano, che fanno la fame. Tu hai perfettamente ragione. Il mio discorso è stato semplicissimo, banale, ma proprio per cercare di far capire quello che volevo dire. È chiaro che noi deve essere rifondato, secondo me, il movimento calcio. E quando questi ricconi si vanno a fare, io spero al più presto, andatevi a fare la vostra Superlega e toglietevi dalle scatole, toglietevi, 4-5, toglietevi. Il movimento calcio potrà produrre quella ricchezza, non con pari a quella con i ricconi, ma potrà produrre quella ricchezza necessaria per
per poter far fronte alle esigenze che tu hai esposto. Scusate, posso dire una cosa Sì, prima di sì. andare avanti? Io volevo fare cioè, sapere come la pensate anche voi, no? Sul fatto delle soste, perché in Africa giustamente si deve giocare per forza a febbraio, cioè, non, Ragione. per un fatto climatico. E poi il mondo, no? Come dicevano una volta, è fatto a spicchi, quindi ci sono varie latitudini, fusi orari, eccetera, eccetera. Se è vero, come è vero, che in estate, per la nostra estate, noi facciamo una sosta perché si dà anche la possibilità e adito alle nazionali di giocare e fare i propri campionati. Io, per me, sarebbe giusto fare anche una sosta invernale per dare modo alla Coppa d'Africa di giocare, agli sudamericani di giocare e di fare i loro campionati, così come si fa il campionato europeo. Due soste. Si riposa tutti e si va avanti senza assistere a questo obbrobrio che stiamo vedendo da qualche anno a questa parte, che i calciatori vengono prestati alle nazionali e non possono più giocare nei club. Si fa una bella sosta, tutti alle nazionali e poi tutti nei campionati. Voi come la pensate? Freddy, l'ho Freddy, la detto sosta si doveva fare all'inizio in anno perché invierno, poi. chiaramente la Coppa d'Africa, essendo una competizione made in FIFA, io non mi riuscivo a spiegare perché quando c'è la Coppa America si fa a campionati fermi, quando c'è l'Europeo si fa a campionati fermi, quando c'è il Mondiale si fa a campionati fermi, la Coppa d'Africa no. Questa è una cosa che io non sono mai riuscito a capire. Forse il problema è mio, che non ci arrivo. No, Però è chiaro forse che servirebbe la sosta, riprendiamo il giro, chiaramente. Roberta, vai. Guarda che Riguardo al calcio e alla crisi del calcio che sta subendo in questo periodo, che non è una crisi economica, cioè tra virgolette non è una crisi proprio di seguito, perché lo specchio di questo calcio io l'ho visto quando sono andata a vedere Napoli-Salernitana, stadio aperto a 5.000 persone, Napoli secondo in classifica, domenica ore 13, ore 15, giornata di sole meravigliosa, Quello è un altro problema, Robert, perché poi negli non altri eravamo stadi più di 5.000 li hanno 1.000. venduti. Lo so, ma se tu metti 25 euro a biglietti per E su Napoli-Salernitana, questo siamo d'accordo, su non li questo vendi, siamo che ha fatto d'accordo. disaffezionare Però il tifoso. a Milano i 5.000 consentimi, c'erano, Walter, no, consentimi, il Walter, tifoso. il Napoli gioca secondo in Ho classifica. capito, ma Non è 25 concepibile. euro, ma c'è un problema di Lo disaffezione del sai, pubblico verso il Napoli. Ormai il presidente €25. non va più appassionare questa Lasciamo squadra. perdere che il presidente non ha fatto l'operazione simpatia e questo ci sta, No, ma ma io credo che la sia. passione è più per vedere il Napoli. Poi metto No, un biglietto a ragazzi, 25 euro. io non Poi ho, ma pure io, Robè, ma che io però però ci sono andato. sì, Robè, Io tu però ci ci sei sono andata, andato. ok, Che non io riesco a non ci sono andare. riuscito, io non ci so Però scusami pure un attimo, andare. Robè. Però Pasqua, un attimo solo faccio una precisazione. Gli stadi sono stati aperti a step, no? C'era prima lo scorso anno tutti vuoti, poi all'inizio dell'anno il 50%, poi il 75%, poi il 100%. Il San Paolo, scusate, risolvito a dire Maradona, San Paolo, che volete poverino, ma poverino Maradona, il gli è stato intitolato uno stadio però vuoto. Robè, ma il problema è che a Non lo Napoli la sapevo. gente non va più allo stadio, a Milano ci vanno, a Torino ci vanno, a Firenze ci Diciamo, vanno, a non ci va. Napoli no. Quindi il problema non è la disaffezione del mondo, è a Napoli che c'è un È problema. quello che stavo dicendo Nelle io, altre Walter. piazze d'Italia il problema non No, c'è, per quello quello che che tu stavo dicendo dicevi. io. No, Il non ci problema, cioè, è un riesco. problema proprio che il presidente non va più appassionato verso, non ho più Appunto. passione verso questa squadra. Dispiace dirlo, ma così è. Poi mette pure i biglietti a 25, a 50, a 60. Scusate, in questo periodo di Covid, vedete, la gente deve fare così per portare i soldi a casa. E non parlo del caso mio, e mi dispiace per gli altri. Cioè, tu metti un biglietto a 25 euro per quattro persone, è una frustata. Per vedere che cosa? Uno spettacolo, sì, contro una sanità, neanche fosse Real Madrid. C'era Claudio che ha alzato la mano. Allora, scusatemi, E poi non non andare a lo. Milano neanche per fare la presenza a calciomercato. Scusate, ma perché io tifosi si dovrebbe appassionare a questo presidente o a questa società? Io non lo so. Io veramente sono appassionata a Napoli, non al Io presidente sono della società. appassionato a Napoli pure io, però se io vedo che tutti quanti vanno a Milano e non vedo la presenza di un direttore sportivo del Napoli a Milano, ma almeno per tentare di Ma acquistare un non c'entra giocatore, questo.
No, no, io, ma mi avete fatto venire. Allora, mi avete fatto. È Napoli, non è niente calma, Laurenti. Lo so, ma pure per me. Mi avete fatto venire un'idea che ho letto di quella e dopo passo la linea a Claudio. Ragazzi, è scandaloso quello. No, no, per favore, è scandaloso perché io leggo l'opinione non so di chi, perché mi è passato. Vabbè, che Napoli, gli acquisti del Napoli sono stati Gulam allora scusate, allora questo che mi sembra che era un collega o un addetto ai Giordano, lavori, Giordano, Giordano. Allora, io vorrei dire a questo signore, a questo collega, perché tanto si tratta di pareri. Allora, che acquisti ha fatto? Cioè, praticamente non volevi, non, cioè, volevi che fossero, volevi che fossero stati venduti. Ma allora a questo punto dovremmo combattere per non retrocedere in Serie B. Vendi pure Gulam, vendi pure l'altro che ha menzionato, non mi ricordo chi, Gulam è un altro che non mi ricordo più. Era lui, ovviamente. Allora che facciamo? Andiamo in Serie B, altro che squadra competitiva per la Champions. Quindi questi sono pareri assurdi. Claudio, ti ho Questo sto interrotto. cercando di dirti, vabbè, non è figura, io per il Napoli stavo, però io vedo una disaffezione di noi tifosi verso questa società che dici che deve vincere qualcosa e poi non c'è per acquistare un Però giocatore, scusami, poi però investe, non scusami. presenza di niente. Pasquale, scusami se ti Questa è la società del interrompo. Napoli. Sicuramente quello che tu dici è vero, perché 25 euro sono stata la prima a lamentarsi. È Però poi ti battambuco. voglio dire un'altra cosa: non è soltanto il caso specifico di Napoli-Salernitana. Purtroppo io che vado sempre, sono 4 anni che non ne Torniamo a manco pensare una. a sì. Sì, no, io ti parlo anche del passato, quando c'era Sarri. Io mi sono vista una partita di Champions, ragazzi, Champions, non stiamo parlando di Napoli Cesena o Napoli Perugia. Io ho visto una partita di Champions dove eravamo 4 cani allo stadio. E allora già lì era partita la disaffezione e c'era Higuain, e no, non c'era Higuain, scusami, già non c'era più, però c'era Sarri. C'era Mertens, c'era tutta la squadra. Quindi il Napoli comunque era sempre primo in classifica. Quindi dov'era? Ed eravamo primi, insomma, combattevamo con la Juve. Quindi la Appunto, però quella disaffezione ha stagione io me la origini ricordo. lontane, non No, è allora, Rob, no, soltanto. Robert, stai confondendo un attimo le cose, perché quella Champions l'ho vista tutta allo stadio. In quell'anno il Napoli fece una scelta precisa, ok? Il Napoli decise di puntare solo e soltanto sul campionato. Infatti, se ti vai a vedere i dati di quell'anno, il San Paolo fu il terzo per presenze in Italia. La Champions. Secondo anno di Sarri. E noi, Anche la Coppa secondo me, Italia quando non fece c'era quando fece lui, nessuno, anche in no, Coppa Italia non però se c'era mi fai finire il concetto, nessuno. lo sto spiegando, tu sto spiegando, poi se non lo vuoi prendere, non lo No, sto prendi, non è colpa sentendo. mia. Quando una società e una squadra a chiare lettere, ti dicono a me di quella competizione un monofolto proprio, perché devo provare a vincere lo scudetto, anche il tifoso percepisce quella cosa e di quella competizione non sono fotto proprio e va a vedere il campo, perché Napoli-Chievo quando segna Diawara Sì, la partita bravo. non la vince il Napoli in campo, ma la vincono i 60.000 sullo stadio. Chiaramente, chiaramente, se ad inizio anno il messaggio verso la Champions fosse stato diverso, anche Napoli-Shakhtar e Napoli-Feyenoord c'erano 60.000 persone, ma siccome tu Ah, ti all'inizio parlo proprio di Napoli Feyenoord. Allora, Io bravo c'ero, non Walter. è che Allora, io bravo siete Walter. pazza. Bravo Walter. Bravo Walter, hai centrato Vabbè, io ho tutto. visto No, scusa. Napoli una squadra ungherese, sarà il 14 di febbraio, sarà solo il mio cugino, Allora, bravo è un mondo Walter, legato. perché hai centrato il punto nodale, secondo me. Noi ci troviamo di fronte a una società che praticamente non parla, è assente, non parla mai di Operazione obiettivi. simpatia Allora, zero. non parla mai di obiettivi, mentre Inter, E Milan, questo sta Juventus, succedendo eccetera, Juventus giorno dopo giorno parlano di obiettivi, parlano di quello che vogliono fare. A Napoli, non credono più nel presidente, non credono più in questa dirigenza, cioè non credono.
questi perché non credono? Perché non parlano, non dicono niente. Non è che, per esempio, dicono: ragazzi, il nostro primo obiettivo è andare in Champions, per esempio, e poi magari poi tenteremo di vincere lo scudetto, l'Europa League ce la gioca. No, non dicono completamente niente. Niente. Allora questo fa presupporre che se in silenzio dovessimo arrivare in Champions League, lo scudetto l'ha vinto De Laurentiis, l'ha vinto tranquillamente De Laurentiis, come sempre, senza aver avuto nessun contatto con la tifoseria, che è la vera proprietaria morale della squadra. Questo è una cosa. Questa è una si stanno i tifosi si stanno disamorando del Napoli, perché non c'è mancanza totale di comunicazione, scusatemi, ora io c'è mia madre, cioè, ma tu non sai che bordello che abbiamo fatto per prendere i biglietti. Napoli, allora. Inter, Napoli, Barcellona si devono comprare, non possiamo andare a comprare il rivenditore, quindi solo su Ticket One, che si prende 3 euro. Roberta, da un lato il biglietto di Napoli-Barcellona mi è costato 50. E secondo te, Robert, ti faccio una domanda, io non voglio essere cattivo, secondo te perché il presidente del Napoli nell'ultima riunione di Lega ha battuto le mani sul tavolo e chiedeva la riapertura totale degli stadi? Per fare un piacere ai tifosi o perché c'erano due incassi che poi avrebbe girato contestualmente al comune per ripagare i 3,4 milioni di euro che deve al comune? La seconda. Ma questo è matematico. Perché non ha l'Enzo che lo sostiene, perciò. Ogni tanto, un'operazione simpatia, tu giochi in casa contro la Salernitana, ultima in classifica, che è in una situazione disastrata da Covid. Invece di mettere i biglietti a 25 euro, metti i biglietti a 5 euro. La bastardata che ha fatto, perché ha fatto una bastardata, lui ha regalato 1000 biglietti agli sponsor. Converrai con Pasquale quando ti dice che il problema tifo è a Napoli, non in Italia. E qui che non si va allo stadio perché ci sono delle condizioni particolari. Allora, anche perché puoi fare qualsiasi cosa, basta che non riesci. Ma anche perché, mentre il tifoso interista, anche se partecipa e non vince, sa che ha una bacheca ricca di trofei e di roba, il tifoso del Napoli è sempre il tifoso sognatore che dice: ma prima o poi vinciamo questo scudetto. E una volta ci manca il guaio, una volta ci manca, cioè arriva un punto che. Lo sta capendo il tifoso del Napoli, lo sta capendo, e questa è la disaffezione che si sta verificando, perché il tifoso del Napoli ha capito che tutti gli anni, ogni stagione non c'è un vuoto, non può capire su che cosa può puntare la società, non capisce nulla. Deve andare in bagno, deve il dito alzato. Ah sì. Voglio dire una cosa. Allora, io ho la fortuna di avere mio padre che è un grande tifoso del Napoli. Tifa Napoli da quando andava a vedere le partite al Collana, aveva 8 anni. Quest'anno, cioè gli ultimi 3 o 4 anni, vede le partite, ma è come se avesse un senso di disaffezione verso questa società. È lampante. C'è un presidente che ti dice che la pizza non va bene, che Napoli non va bene. Che i napoletani non vanno. Che a Napoli non funziona nulla. Che a Napoli non funziona nulla. Quando Napoli funziona qualcosa, diciamo la verità, Napoli è la città più bella del mondo. Allora, scusa, Pasquale, lo dico pubblicamente: che se me lo dice un abitante di Milano e Torino, tanto di cappello, ha ragione, se un cittadino, ma che me lo dica un romano, con tutti i problemi che ha Roma, che sono molto simili a quelli di Napoli, molto simili, e viene soltanto mantenuto a galla. Anche a Milano ultimamente, ragazzi, è un casino. Non, allora, a Milano, tranne la sanità, perché c'è un problema politico, no, c'è un problema.
problema, io ho fatto il video, c'è un problema politico. Da quando la sanità pubblica è stata smantellata da personaggi politici che ben sappiamo chi sono, e se è stata affidata ai vari, grandissimo devo dire, altrimenti mi querela, grandissimo Salvini, grandissimi prima Formigoni, poi Salvini, al centro-destra. Però, quindi è stata distrutta, però Milano in tutti i settori funziona. Quindi De Laurentiis non potrebbe dire su Milano, voi non funziona niente a Milano. No, secondo me direbbe che il risotto alla milanese non lo fanno bene perché lo so. Ma tu lo sai perché, Walter? Ma tu lo sai perché? Benissimo l'allerta meteo. Allora, Walter, lo sai perché? Voglio essere cattivissimo. Voglio essere cattivissimo. Ma lo sai perché direbbe che il risotto alla milanese? Perché ha in mente di produrre nel suo ristorante il risotto in un altro modo. Perché la pizza lui la fa. Cioè lui la fa la pizza, se non erro, nei locali romani, la fa come la mangiano i romani, tanto di cappello, però per me è un altro prodotto, ma non pizza è. Romano simpatico, Claudio da mezz'ora dovrebbe espletare un... Claudio, allora adesso silenzio, pensiero. Voglio che Claudio sfoghi. Perché lo vedo proprio carico. Allora, sì, Claudio, e poi anche Francesco che ha fatto un solo intervento interessante. Allora, silenzio. E dopo magari ne farà un altro. Vai Claudio. Silenzio, canta Claudio Melloni. Su questa, grazie. Siamo a Sanremo. Beppe Vessicchio. Bravo. Proprio su questo argomento, il mio direttore mi ha chiesto di fare un pezzo che è stato pubblicato qualche giorno fa. Su questo presunto disamore, distacco da parte della tifoseria. Ho indagato a 360 gradi, ci sono diverse situazioni che fanno sì che la gente non vada più allo stadio, a incominciare dalle multe, a incominciare dalle mascherine che non vengono indossate, al problema dell'assembramento degli ultras che sono venuti, quelli della curva A, per 2-3 partite e poi, salvo poi fare un comunicato che non c'erano più le condizioni per poter partecipare. Soprattutto i prezzi alti dei biglietti delle partite. Però a tutto questo vogliamo dire una cosa, mi spiegate perché ci sono i gruppi organizzati che vanno in trasferta e al San Paolo no? Allora il disamore c'è fino a un certo punto. E in trasferta si paga, non... In si trasferta paga. Si paga, ma non ci sono. Vai a Reggio Emilia. Ci sono le multe. Non ci sono le restrizioni che ci sono a Napoli, caro Vincenzo. Vero. Perché Vero. È diventata una torre di Babele, non si capisce da chi inizia il problema e dove finisce. Questo è il discorso. Purtroppo la situazione è questa. Io ho indagato finanche fra i tifosi, ho chiesto, ma può essere che perché a Napoli non vengono più top player, perché non ci sono soldi, c'è l'abbassamento del tetto ingaggio? Assolutamente no, mi è stato risposto, solo ed esclusivamente perché ci sono una marea di paletti messi non so se ad arte e da parte di chi per far sì che lo stadio Maradona sia vuoto. Cioè, questo è stato lo stadio da 20 milioni. Ma Claudio, scusami un attimo, io presidente di una squadra che è tra le maggiori in Italia, davanti a una situazione come quella di Napoli-Salernitana, quantomeno mi preoccuperei o quantomeno direi qualcosa in questo senso qui. C'è non il disinteresse, c'è praticamente, a questo ti fa capire che anche lui lo vuole, non so, che pure forse anche lui vuole una situazione del genere. Ma guarda Vincenzo, la gente... Io mi sarei, non dico ribellato. Claudio, ho parlato con uno steward là dentro al San Paolo, sì. Chiamo San Paolo, il quale ha detto le tue stesse cose. Allora, uno steward che ci chiamava di mettere la mascherina, a un certo punto, pure si è scucciato, e ha sfogato anche lui.
Allora, stiamo parlando di ragazzi che stanno 6-7 ore allo stadio, E non prendono un 6-7 euro, ore, se gli va bene. e prendono, Questo Stuart è più o meno la mia età, prendono la non è la fame, mia. prendono la fame, prendono la fame. Ora, vogliamo dire tutto di tutti, perfetto, diciamolo, non c'è problema. Ci sono i paletti, ci sono problemi, ma io non sono un tifoso del Napoli, io sono un malato del Napoli, che è totalmente diverso. Io non riesco a capire perché 50 km più giù viene fatta l'operazione simpatia, dove viene dichiarato dal neopresidente che la squadra deve essere supportata da stampa e tifoseria. A Napoli è totalmente l'opposto. Cioè, a Napoli io ho l'impressione, tra virgolette, che si faccia di tutto per non far lavorare la stampa Ma e sono per sulla far sì che blacklist. Ma mi è capitato a cazzo di sangue, Claudio. È sulla la blacklist, squadra, Walter. Ci la hanno messo squadra dentro una non. staccionata. Quando c'era, scusami, Walter, quando c'era la possibilità di farci vedere i giocatori da vicino, con tutta la mascherina e con tutto che eravamo vaccinati, con la seconda dose. Invece ci hanno messo dentro una staccionata e hanno fatto entrare i giornalisti, cioè i colleghi della carta stampata e di altre zone. Non alle 6, alle 7. Questo per dirti tutto come ha Vabbè. fatto la società del Napoli. Ci sono situazioni alquanto Assurde. ingarbugliate No, proprio e io assurde. noto con immenso dispiacere che non c'è la volontà di volerle risolvere. Pare che Ok. convenga a Perché alla tutti. proprietà sta bene così. Claudio, Carlo, E scusa, torniamo ho sempre capito. così. Io Finisce volevo chiedere l'affitto a dello Francesco, stadio. scusatemi, io volevo chiedere a Francesco Esposito, è tutto vero quello che i nostri amici hanno detto. Però io non trascurerei anche l'altro particolare che è stato detto, non è vero. Allora, io tifoso del Napoli, Francesco, io tifoso del Napoli, quando vedo che, cioè, già lo vedo la programmazione, già la so qual è la programmazione dell'anno prossimo, dove tutti gli ingaggi verranno dimezzati, se non più che dimezzati, più che dimezzati. E chi non ci starà a questo decurtamento dell'ingaggio, va bene che si tratta di calciatori a scadenza, sarà venduto prossimamente. Allora, questa è l'antiprogrammazione, secondo me, l'antiprogrammazione totale, proprio antiprogrammazione totale. Praticamente non si parla della squadra, non si parla di rafforzare la squadra, non si parla di obiettivi, non si è fatto un piccolo sacrificio per Insigne. Ora si può essere d'accordo o in disaccordo sul valore di Insigne, ma si tratta di un'icona napoletana, si tratta del capitano del Napoli, si tratta del capitano della nazionale italiana, si tratta del giocatore su cui Mancini punterà ai mondiali. Se Aspetta, ci va, signori, si tratta di se l'Italia ci ci va ai va. mondiali, Se, perché non è detto, appunto, sì, no, ma magari volevo pensavo dire ai che. mondiali, sì, volevo dire ai mondiali per le qualificazioni, cioè si tratta di un giocatore che se lui gli avesse confermato, non decurtato, lo stipendio, anche i compagni di squadra avrebbero capito. L'avrebbero capito. Quindi, di fronte a una situazione così disastrosa, come puoi affezionarti al Napoli, caro Francesco? Che Ma il dici? Napoli è una fede, ti affezioni comunque. Vince, Ho io mi capito, sono però. affezionato al Non Napoli, è io sono dell'ottavo. esagerato, Freddy. Vince, io rubo Cioè, solo un essere secondo preso a per i fondelli di Francesco. un Io personaggio sono ignobile dell'ottavo, come Tenenzi non ok? si può. Sono Però dell'ottavo, io Pasquale, nell'ottavo ho mi vissuto. sembra che De Laurentiis abbia parlato chiaro, si parla di ridimensionamento, più chiaro di Allora, così. immaginiamo se lo va a vedere lui e la sua famiglia, perché noi non possiamo sopportare questo. Noi lo supporteremo No, come momento, tifoserie, ma non. Pasquale, qua si tratta di ridimensionamento in una squadra che ha ancora un tesoretto, c'ha un tesoro, non Figurati, metto indifferente. ancora. Allora, c'è di una squadra che non è l'unica squadra italiana che non ha un bilancio in rosso, che ha un tesoretto, che non si dovrebbe preoccupare, addirittura se Prima, andrà in centro, vice, addirittura, scusami, Walter, facciamo facciamo un parlare secondo. Francesco perché se non mi sbaglio Sì, doveva dire qualcosa. Poi io farò una aspetta, se non mi precisazione su scorda, questa che cosa. addirittura se andrà in Champions, stanno i 50 milioni e tu mi e allora tu presidente che fai? Mi prospetti un ridimensionamento totale della squadra. Allora avrai sempre 2.000 spettatori sulle tribune. Francesco.
Allora, il discorso è molto ampio perché qua si vanno a toccare vari temi, no? Allora, innanzitutto io ti parlo come da imprenditore. Se io ho una società che, per quanto possa avere un'immagine, come può essere quella del Napoli, a PIL su un'eventuale vendita, ma se io in banca ho un bel meno, la dico così, però in realtà si dovrebbero vedere i bilanci, eccetera, però sono una società che in effetti è vuota. Ma chi la va a prendere? Quindi io penso che Ma il fondamentalmente Napoli non ha il meno, la voglio vendere. Se io ho una società che non vale niente perché c'è solo un pezzo di carta con scritto Napoli, ma i conti non sono a posto, io quella società non la venderò mai. Probabilmente questa disaffezione non parte dai tifosi, ma parte proprio da chi ci sta dentro, perché probabilmente io non sono un po' De Laurentiis, ma penso che lui abbia fatto, portato il Napoli fin dove poteva. Secondo me, detto francamente, si è scocciata, perché poi parliamoci chiaro, la critica a Napoli è molto feroce. La critica che ci sta nella nostra città è molto 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 feroce, cioè qualunque cosa faccia De Laurentiis sembra che abbia fatto un errore, e non penso che, facendo un bilancio di questi 20 anni praticamente con De Laurentiis, non credo che ci siano state tanti dolori e poche gioie, ma ci sono state molte più gioie che dolori. Quindi, in questo contesto generale, stiamo molto minimizzando le Francesco, cose. Credo che sei lui. un buon amministratore, un imprenditore, falliscono in impresa. Però, Falliscono in impresa non l'ha fatto mai. Però fallo finire il discorso, perché sennò non ce ne usciamo più. il rischio di impresa, mi permetto di dirti, non lo puoi fare nello sport, perché lo sport non è una materia E certa. allora se Il ne va. Chievo. Il Chievo che è andato in Champions, altre squadre, i miracoli, la Svizzera che ha visto l'Europea che è andata avanti a discapito di una Francia, e finisce il sogno del calcio. Ma visto che noi abbiamo parlato più di un'ora di soldi, di società, di SPA, di borsa, io credo proprio semplicemente che sia questo. Lui probabilmente è, come dici tu, un ottimo gestore, un super gestore, Non è un imprenditore. lui ha Non è un un imprenditore, è questo il Che detto. ha un valore che non può permettere che questa società perda di valore, perché il Napoli potrebbe tranquillamente andare sul mercato e spendere 100 milioni, perché come diceva Enzo c'è questo tesoretto, eccetera, eccetera. Ma se quell'investimento ti va Cosa male, devo mettere in casa a chi? Francesco? E no, che sono no, ma tu sei Allora, il Francesco, 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 è una società, è il destino. rischio di impresa, il Ma rischio di da fa? impresa ti può andare male, ma prevede un utile poi dopo, eh? Prevede di solito degli utili, cioè praticamente io investo, però non è che io investo, io l'ho detto l'altra trasmissione, le imprese hanno studi di fattibilità. Hanno fior di professionisti che si occupano del rischio di imprese. E una volta in cui tu fai, tenti di fare, cioè metti in atto questo rischio di imprese, ti può andare male, ma molte volte ti va bene. Molte volte hai il ritorno che devi avere. Però Sì, mi però fai. questa percentuale non nel calcio, non è come Francesco, scusami Enzo, scusami. Scusami compro Francesco, l'immobile. Francesco, scusami, scusami. Noi abbiamo messo uno scudetto con Sarri quando bastavano due elementi. Invece lui mise Vasco Reggini e Grassi che non giocò. Ho detto Ma solo non lo questo. vincevi mai, Pasquale, dopo Non che potevi vincere Pasquale, quell'anno perché stavi un punto sopra la Juventus. Stava a tre punti sopra la Juventus. è un discorso molto Oh no, va relativo. a termine. In quella situazione là, tu chi volevi prendere? Tevez, si parlava di Tevez, toglievi Higuain da titolare e mettevi No, Tevez non era con la Juventus, non era un difensore che non si è comprato. Lo stesso Ma non ce l'hanno fatto vincere Pasqua, non ce l'hanno fatto vincere. No, Pasquale, ma se non era l'anno così che dopo si parlò non ce l'hanno di investire, però non servono Pasqua, alla se squadra. non ci hanno fatto vincere lo scudetto nell'anno dei 91 punti, non ce lo facevano vincere lo stesso Bravo. due L'anno anni prima si prima. Questo te lo poteva garantisco, vincere. Comunque, voglio un Non si attimo poteva chiudere. nemmeno reincarnare. Diciamo pure, Walter, che dell'anno dei 91 punti Sarri ha chiesto esplicitamente, pubblicamente, a livello di stampa, aveva chesto almeno un laterale a gennaio. Il Napoli, infatti, con il Sassuolo, aveva preso Politano, che poi Marotta se ne uscì con una dichiarazione mafiosa, è E poi passato il l'ha dato termine, all'Inter l'anno dopo, quando lui è andato stranamente, all'Inter. Marotta, che è il Verdi, voleva testimone pure Verdi. di matrimonio di Carnevali, prima che Oh, Napoli bravo.
prima che il Napoli e il Sassuolo depositasse il contratto, esce fuori. No, il Sassuolo non ha bisogno di vendere. Hanno pilotato, hanno pilotato. Dai, ma che dire, chi è che parla? Malpensante, però. Poi scusate, devo dire una cosa: un Napoli che ha fatto 91 punti, no? Come se la Juventus se ne facesse 150, no? Ma veramente con quella formazione, se ve la ricordate, aveva bisogno di qualcuno che giocasse al posto. Io di qualcuno. Sto parlando dell'anno prima, non dell'anno della 91 punti. Pasqua, non te lo avrebbero fatto vincere lo stesso, perché avrebbero dato altri 7 rigori in più alla Juventus e lo avrebbero vinto. No, non parliamo più di pallone, Walter, questo mondo, amico mio. Pasquale, ma questo stiamo dicendo che di fatto se gira tutto intorno a questa situazione e non c'è una pulizia profonda, parleremo sempre di questo, che arriveremo secondi, che poi daranno i rigori alla Juve, poi daranno i rigori l'anno dopo al Milan. Volevo fare una precisazione per quanto riguarda la cosa che ha detto Francesco, perché Francesco hai detto una cosa, permettimi di dire, inesatta, perché è molto più facile che vengano acquistate società che hanno dei debiti piuttosto che una società che debiti non ne ha. Perché quando io vado a trattare una società che ha dei debiti, io ho un prezzo stabilito, compro il debito e la società vende. Il Napoli, non avendo debiti e avendo 100 milioni di euro a deposito, io che devo comprare il Napoli, vado da De Laurentiis, dico quanto vuoi, che cosa vado a comprare io? Non ho proprietà, ok? Perché il Napoli non ha proprietà, sì, no. non ha dipendenti. De Laurentiis fa una valutazione degli elementi della rosa, ma quella non è una valutazione, perché Koulibaly oggi può valere 30, domani può valere 60, ma può valere pure 10, ok? Quindi io che devo comprare il Napoli sono in difficoltà, perché De Laurentiis mi può sparare qualsiasi cifra che vuole e io non so se quella cifra sia reale o meno. Quando io vado a comprare la Roma, che ha 250 milioni di euro di debiti, io, Federic, vado da Pallotta e dico, ok, tu sei esposto con le banche per 250 milioni di euro, io quei debiti te li compro, te ne do 100 e te ne vai, ok? E compro la Roma. C'è un particolare, scusami. Con Napoli questo discorso non lo può fare. Non lo puoi fare, però c'è un altro discorso. Per la Roma, 3,50. 3,50 gli ridai senza debiti. Non lo vendo, perché l'offerta da 3,50 l'ha avuto e non l'ha venduto, perché ne vuole 700. Però no, è chiaro, ragazzi, con tutti quei debiti, però se tu raggiungi i debiti e la compri, poi intanto che rientra che il debito, a meno che non arriva sempre lo sceicco dei Forcella, tu però intanto che ripiani non puoi fare una squadra nuova. L'esempio ce l'hai con la Roma, che mentre ha ripianato sono 20 anni che ripiana e non c'ha mai la squadra, però io penso che lui sta cercando di lasciare un qualcosa, perché si è stato veramente scocciato, lasciare un qualcosa che possa essere una cosa buona, perché se tu ti lasci una società piena di debiti, diciamo che il Napoli va a meno 250 milioni di debiti, se te ne va, i suoi soldi ce li ha, tu pensi di Laurentiis, che ha fatto bene o ha fatto male? Se ti fa fallire, tu cosa pensi di Laurentiis? A me non interessa, a me, allora, noi dobbiamo uscire, allora, se dobbiamo, il mondo è fatto da categorie, noi dobbiamo decidere che cosa siamo, se siamo dei tifosi o siamo dei commercialisti. Al tifoso interessa arrivare a quella cosa là, ok? Che si chiama tricolore. Mo e sicco, e gatto, e destro, e sinistro, tu vuoi vincere quella cosa là. Al tifoso non interessa i 30 milioni di debito. Io sono in varie chat con centinaia di tifosi e tutti quanti mi dicono la stessa cosa: io voglio fallire l'anno prossimo, ma chissà, non voglio vincere lo scudetto. Il tifoso ragiona. Io non sono d'accordo, perché allora, io ho vissuto quello che abbiamo visto con Gaetano, eccetera. Francesco, scusami, io una situazione, non è che hai vissuto solo tu, allora, questa è la patologia clinica, da solo a piedi me ne andavo vicino a tribunale a Napoli. Pasquale, perdone. Un momento. Classe 1981, ok? Ho vissuto di striscio l'epoca Maradona, ho visto Maradona dal vivo, live. A 9 anni ho vinto uno scudetto.
Io mi sono innamorato del Napoli, di Caccia, di Aietti, di Pizzi, di Agostini, ok? Il mio sogno è sempre stato quello di vincere. Io già sono fallito una volta, io sono un addetto ai lavori, non lo dovrei dire, ma voglio fallire un'altra volta. Però voglio arrivare a vincerne uno. Allora, Walter, voglio fallire più. Allora, bisogna fare bisogna fare chiarezza. Allora, Ferlaino De Laurentiis, secondo me la verità sta a metà, perché Ferlaino, che era un presidente alla Moratti, amante del Napoli, tifosissimo, ha sbagliato, secondo me ha sbagliato solo in una cosa. Cioè, quando era finito il ciclo del Napoli, quando Maradona è andato via, io l'ho detto nell'ultima trasmissione, quando Maradona è andato via, avrebbe dovuto non investire su Di Canio, Fonseca, su Tern, su una squadra che era bellissima, ragazzi, era bellissima. Avrebbe dovuto dire: noi non ci possiamo permettere questo trend di risultati, abbiamo vinto due scudetti, abbiamo vinto quello che abbiamo vinto, adesso ricominciamo con i giovani da capo, un ottimo allenatore. Ma non è lo stesso discorso di Laurentiis, questo, però aspetta, io vedo delle non è simile, Laurentiis non ha vinto niente, perché non ha vinto, però in tutto il contesto abbiamo vinto e ce l'hanno tolto. Va bene, mi aggancio a quello che ha detto Walter. Ecco, qua, allora, qui il gioco del Napoli brillante, il Napoli che aveva i soldi in conto, e i soldi, aveva i bilanci a posto, e fra 7 anni non se lo ricorderà nessuno, caro Francesco. Nessuno, nemmeno più. Allora, fra 7 anni è caduta Roberta. Fra 7 anni, io dico 7, ma pure di meno. Fra 7 anni si ricorderanno solo i successi della Juventus, si ricorderanno i successi. No, io non sono d'accordo. Aspetta, Freddy, no. Allora Freddy, il calcio, come tutti gli sport, è uno sport di divertimento, di passione. Allora, se si vada solo a vincere nessuno degli annali. Allora io ti dico una cosa, chi si ricorda che Zeman nel Foggia si esprimeva il miglior calcio italiano? Dove sta nella bacheca? Quale bacheca? No, ma parli come gli Juventini così, lascia stare, dai. Come? Parli come gli Juventini così, no? Come gli Juventini? Non esiste solo il trofeo, lo sport racconta delle storie esagerate, bellissime, commoventi. Mica esiste solo quello che con 400 milioni si ripara il debito e vince 10 scudetti consecutivi. Ma che me ne faccio di quella roba là? Non ho capito, scusa Freddy, il calcio è uno sport competitivo. Uno vince e 400 perdono, questo è lo sport. Ma uno vince e 400 perdono non per 10, 15, 20, 30 anni consecutivi. Ma pure per 100 anni, se lo sport è drogato, come abbiamo detto, è drogato, questo è il vero doping. Il doping non è quello che si fa nelle vene, il doping è quando ti mette un miliardo. Appunto. E ti droga. Quando io vado a giocare a poker e metto 100 euro e i miei amici hanno detto massimo 5 euro la puntata, io sto drogando il tavolo, non va bene. Non ho capito, non va bene, ok, non ho capito, però lo sport lo sport agonistico, non lo sport ludico, agonistico professionistico, prevede tutta un'altra cosa. Allora, prevede che nelle bacheche del Cesena ci siano due promozioni in Serie A, prevede che una società viene vista, viene quantificata, viene valorizzata, infatti anche a livello internazionale contano titoli, meriti e curriculum. Quando una società dall'epoca o dall'epoca di De Laurentiis, perché io zero, capito? Cioè io De Laurentiis ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa, non ha vinto niente. Due Coppe Italia. Posso intervenire? Chiudo qua. Ferlaino nello stesso periodo ha vinto due scudetti, una coppa, una super, due supercoppe, aspetta. Molto le elenco, due scudetti, due supercoppe, Maradona! Coppe... Vincenzo, elencami pure il Napoli fino a Ferlaino, cosa ha vinto, per favore? Niente, però è arrivato tante volte secondo con i vari Vinicio,
Però non ha preso il Napoli, scusami, Vinicio, Altafini, Sivori, eccetera. All'epoca, se ci fossero stati gli sponsor televisivi, non lo so con Fellaino come sarebbe andato. Cioè, Fellaino non ha usufruito di quello che stanno usufruendo i presidenti di Serie A, compreso De Laurentiis adesso, non ha usufruito. Bravo, era meglio così, bravo. Perché c'era più capacità. Non puoi mettere, secondo me, dici quello che dico io. Senti, come Fellaino. Allora dici quello che dico io. No, dici tu quello che dico io. Vabbè, dici ma stessa cosa. No, io non dico che voglio dire per forza, per essere ricordati, perché mio padre probabilmente andava insieme al padre di Pasquale Spera al Collana a vedere il Napoli, non vincevano niente, ma ci sono delle storie, così come il vecchietto di Cesena, che non ha vinto niente, che ti racconta delle storie sullo stadio di amicizia che sono bellissime. Ma non mi frega niente della Juve. Uno scudetto, una Coppa UEFA, una Supercoppa, l'indolenza per riuscire a computare una Supercoppa. Non mi interessa il calcio, io l'ho scelto per amore, ho giocato a calcio per amore, lo seguo per amore. Però voglio vincere pure per amore. Scusate, posso fare un piccolo paragone? Non c'entra niente, no? Io guadagnavo una certa cifra, mia moglie lavorava, ai miei figli davo 100 euro al mese, ok? Mia moglie non lavora più, ai miei figli secondo voi do ancora 100 euro al mese o c'è un ridimensionamento nella mia famiglia? Vabbè, allora un po' perdiamo. Resta questo. Nel piccolo, immagina nel grande come devono essere attenti a fare i conti. Con 100.000 allora, qui stiamo confondendo, caro Freddi, alla gestione, ma infatti De Laurentiis è una gestione familiare e quindi non è un imprenditore nel modo più assoluto. Qui stiamo confondendo, chiaramente De Laurentiis si sta comportando come un buon padre di famiglia, così come lo hai detto tu, insomma. Come un imprenditore, perché no, se no, non abbiamo detto... No, ragazzi, posso dire una via... Finalmente la posso dire una parola. De Laurentiis ha sempre detto che il calcio era cambiato e che lui bisognava cambiare la concezione del calcio, perché De Laurentiis, quando ha acquistato il Napoli, già sapeva che il calcio era cambiato. Quello di Fellaino è tutto un altro calcio, lo ha portato fino ad un certo punto anche Moratti. Ad un certo punto a Moratti gli hanno dovuto togliere l'Inter, perché altrimenti andava in fallimento, è andato in fallimento. Non esiste, l'unica persona ancora esistente in vita come presidente come De Laurentiis è Lotito. Lotito, lo sappiamo chi è Lotito, quello che non amatissimo ha nessuno. Quello che ha sbagliato De Laurentiis, tra De Laurentiis un imprenditore corre una distanza abissale. E De Laurentiis è un ottimo amministratore delle sue amministratore dei suoi beni e cerca di salvaguardare i suoi beni. Stop. L'imprenditore, credimi Freddi, ha -2, -3 e -0. Cioè, gli imprenditori, caro Freddi, hanno... Ma ti posso rispondere dopo? Aspetta, sì, certo. Gli imprenditori hanno studi di fattibilità, l'ho detto prima. Non è che si fermano soltanto sul loro prodotto e dice io devo conservare il mio prodotto. C'è uno studio di fattibilità per i rischi d'impresa. C'è lo studio per vedere la concorrenza cosa fa e come mutuare alcune cose della concorrenza. C'è uno studio a 360 gradi. Come gestisce De Laurentiis? Non credo che possa farlo Vincenzo Vitiello, ma quasi una persona che ha più o meno le mie capacità. Quindi non sta facendo niente di che, sta soltanto investendo, cioè sta solo salvaguardando i suoi capitali. Ultimo e chiudo, e si verifica e si vede ora. Il suo capitale corre il rischio di non salire, di non aumentare. Cosa fa? Riduce il Napoli, riduce il tetto d'ingaggio, si riparte da zero e vedrai quello che accadrà. Posso rispondere? Posso, Walter? Guarda, veramente sono brevissimo, Walter, perché ovviamente il paragone che ho fatto prima è molto semplicissimo per farti capire che io da semplice prendo uno, pago uno, figurati loro che secondo me qui stiamo facendo un errore, stiamo considerando De Laurentiis un fesso che non sappia fare impresa. No, questo no. È un furbo invece. Questo no, è molto furbo.
E poi prende 20 milioni e si rispartisce un altro uomo. Invece poi vorrei dire questo, cioè che l'abbiamo detto nell'ultima trasmissione a cui sono stato ospite, sempre con Terzo Tempo. Non sei ospite, dicevo che, staff, non sei ospite, sei uno di noi. Ok, l'ultima trasmissione a cui ho partecipato qui a Terzo Tempo, parlavamo di De Laurentiis fino ad Ancelotti. E di un De Laurentiis, almeno io dissi questo, no? Un De Laurentiis prima di Ancelotti e un De Laurentiis dopo Ancelotti. De Laurentiis prima di Ancelotti era perfetto, perché ha fatto crescere il Napoli fino ad essere addirittura una delle prime 20 top in Europa. Permettimi, De Laurentiis è stato perfetto fino a Benitez, per me, fino a Benitez. Ok, però ti sto dicendo la mia, dopo mi rispondi e me la dici, no? questa tesi. Fino ad Ancelotti, perché? Perché Napoli è cresciuto fino ad Ancelotti, fino a prendere un top, ma forse il numero uno degli allenatori in Europa. Non considerando però che prendendo un Ancelotti, che era un gestore che voleva smantellare la squadra, tra virgolette, no? Voleva togliere quelle mele che erano già ben mature dopo i vari Benitez, tutti erano già troppo maturi per questa squadra, avevano fatto il loro tempo, voleva creare un altro corso. Però nello stesso momento lui si doveva dotare di una società un pochettino più, diciamo, strutturata. Non poteva rimanere solamente lui, il figlio, la moglie, eccetera, eccetera. Ma avrebbe dovuto trovare un partner. Ora, noi siamo qui a parlare tranquillamente, ma non sappiamo se lui veramente lo ha fatto, non lo ha fatto, chi gli ha fatto la proposta. Io so che dei cinesi sono venuti a Napoli, sono scappati perché hanno trovato il dragaggio del porto di Napoli molto molto basso rispetto a Civitavecchia, e sono andati a Civitavecchia i cinesi. Lui li aveva portati a Napoli. Ma scusate, ma a Napoli chi viene ad investire quando siamo l'area metropolitana più depressa d'Europa? Non viene nessuno a investire. Sto poveraccio. Qui andiamo a un altro discorso, però. Ma come andiamo a un altro discorso? Stiamo cercando partner per il Napoli. Lui li sta cercando, ma no. Cioè, secondo me noi siamo da un posto che consideriamo della rete su un fesso. Amazon non vuole investire sul Napoli, ma vuole sul investire Napoli, su Napoli, perché a Napoli c'è la scuola aerospaziale più importante. Ma allora, io questo sono dice, Marte, destinerà Marte, 3 miliardi Marte, di dollari alla città di Napoli. Allora, De Laurentiis non è un fesso, ma è talmente furbo, che praticamente quando si vede in difficoltà, lo sai come risolve le problematiche? Le risolve all'inizio prendendo Marino, nel senso che ha detto, lui all'inizio ha detto, io di calcio sono appena entrato, non ne capisco poco. Devo, però, sì, lo stesso, anche ora. Devo costruire una società. A chi mi affido? A uno dei migliori DG che c'è in circolazione. Era Pierpaolo Marino e si è trovato in difficoltà. Punto primo. Secondo momento, quando ha visto, dopo che è andato via Marino, quando ha visto che le prime così gestione non andavano come sarebbero dovute andare, ha pensato di prendere un certo Benitez, e quindi ha preso Benitez non solo come allenatore, come manager, ma anche ha preso Benitez per l'autorevolezza che ha Benitez nei confronti dei giocatori spagnoli e in generale di tutti i giocatori. Lui ha approfittato, ha preso Benitez gli ha portato il fior fior dei giocatori, e con quel fior fior dei giocatori ha vissuto 6-7 anni in Napoli, 6-7 anni. Dopodiché, e ti dico e chiudo, adesso è l'altro momento di difficoltà, bisogna vedere cosa si inventerà, io non lo so. Quindi però fesso non è, è molto molto oculato, molto furbo, però ripeto, l'unica differenza, non come imprenditore, grazie, me l'hanno confermato degli imprenditori in trasmissione, in un'altra trasmissione, non è un imprenditore, è un amministratore dei suoi beni. Vai Walter. Sì, giusto per farvi fare quattro risate, niente, mi risulta che la Juve abbia un accordo con Zaniolo, è stato trovato sì, sì, l'avevo sentito,
io questo. No, tu hai sentito l'intervista di Pinto che dice non posso garantire che stavo lavorando adesso al telefono, la Juve e Zaniolo hanno trovato la quadra sull'eventuale contratto da stipulare poi nel mercato estivo, quindi adesso toccherà a Roma e Juventus sedersi al tavolo e... Vabbè, Walter, scusami un attimo, allora i tempi stringono, abbiamo ancora una decina di minuti, allora io direi parliamo ormai, cambiamo questo argomento perché è bellissimo, questi argomenti qua, queste tematiche sono bellissime, ma io... Vorrei giusto perché io quando sento la parola ridimensionamento un po' sorrido, nel senso perché molte volte è stata accostata la parola ridimensionamento al Napoli e poi puntualmente il ridimensionamento non c'è mai stato. Guardate che avere il Monte ingaggio più bello, io lo spiego magari ai tifosi che ci stanno seguendo da casa, perché quando si sente dire dobbiamo abbassare il Monte ingaggi, molti tremano e pensano a un disastro naturale tipo tsunami, eccetera, eccetera. Se pensate, amici tifosi, alle cifre dell'affare Gosens ha firmato per l'Inter un contratto da 4 anni a 2 milioni e mezzo di euro all'anno, ok? Gosens guadagna meno di Mario Rui e meno di Goulam, quindi voglio dire, abbassare il Monte ingaggi non necessariamente vuol dire costruire un Napoli mediocre. Abbassare il Monte ingaggi vuol dire che probabilmente in questi 4-5 anni si sono sbagliate delle valutazioni su ingaggi che sono stati elargiti senza magari ragionarci su a determinati giocatori, si ragionerà in maniera diversa. In maniera diversa, per esempio, tu puoi andare a prendere il Cop Mainers di turno dalla Z, lo paghi 20 milioni e mezzo. Però vince un solo. Sì, 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 no, io ti volevo dire soltanto. Però se mi spezzi la molla del filo, tu puoi andare alla Z, Alkmaar, a prendere il Cop Mainers di turno pagandolo 20 milioni di euro e facendogli firmare un quadriennale da 1,5 milioni di euro, quanto percepisce l'Atalanta, e non perdere nulla rispetto a quello che hai. Cioè, anzi, magari ci vai a guadagnare, perché Cop Mainers in teoria può essere molto meglio di qualcuno che abbiamo noi oggi. Quindi voglio dire, piano con ridimensionamento. Ecco. Okay? Cioè, no, io ti volevo dire soltanto una cosa. Sta puntando, punterà, e poi punterà su giocatori che prendono massimo un milione di ingaggio l'anno, 1,5 milioni. Su giovani prospetti che prenderà, allora farà questo, cercherà, io sono sicuro che poi, l'ho detto così, però sono sicuro che tenterà a tutti i costi di tenere i Koulibaly, gli Osimhen, non se ne parla nemmeno perché sennò ci perderebbe a livello economico anche lui, non per Koulibaly, per Osimhen, resteranno gli Anghissà, eccetera, la struttura base resterà quella che è attualmente. I prossimi, e non è nemmeno male, tra l'altro, fare un discorso di questo genere, specialmente se conferma Anghissà. I prossimi però che arriveranno saranno giocatori prospetti che prenderanno massimo 1 milione di ingaggio all'anno. Questo è ridimensionato. Ti posso dire, Vincenzo, non dico con certezza, perché quando si tratta di mercato sai benissimo che la certezza non ce l'ha neanche nostro Signore. Allora, il Napoli ha in agenda due appuntamenti importantissimi con due procuratori. Intanto mandava io andato via. Finalmente sì, si inizierà a parlare del rinnovo del contratto di Fabian e si parlerà del rinnovo del contratto di Koulibaly, perché a Fabian sarà proposta la stessa e identica condizione che è stata proposta ad Insigne, ossia un quinquennale da 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Ma questo significa aumenta l'ingaggio. Però se un attimo, stavo arrivando. Invece, per quanto riguarda Koulibaly, la proprietà farà un ragionamento diverso. A Koulibaly sarà offerto un triennale da 4 milioni di euro. Cioè, per Koulibaly il Napoli pensa di sforare il budget stabilito da 3,5,
perché ritiene che Koulibaly sia effettivamente un valore aggiunto e il top player di questa squadra. Chiaramente è anche vero che il Napoli solo per Koulibaly ha ricevuto offerte monstre e quindi per Koulibaly sarà fatto un ragionamento diverso rispetto agli altri elementi della rossa. Sì, però per quanto riguarda Fabio l'offerta Ruiz, l'offerta di Osimhen è stata fatta. No, Freddy mi ha fatto una domanda, Vince, posso rispondere a Freddy? Perché sennò poi ci. Allora, è stata presentata un'offerta dal Newcastle. Fabian non l'ha presa nemmeno in considerazione, chiaramente, perché un giocatore fa difficoltà a spostarsi oggi con una squadra che non sai se il prossimo anno giocherà la Premier o la Championship, perché il Newcastle è terz'ultimo. Quindi sì, ad oggi potrebbe anche retrocedere. Discorso diverso sarà in estate e ti posso dire che se Fabian lascia Napoli non va a Newcastle. Va bene, ma Fabian è seguito da 5-6 dopo problema. Allora, Fabian, io voglio dire di Fabian. Fabian prende un milione e mezzo e lo si porta a 3 milioni e mezzo, è un fatto diverso. Cioè lo si porta a 3 milioni e mezzo, quindi si tratta di un aumento di premio e un aumento di ingaggio. E poi bisognerebbe, magari Fabian otterrà altre proposte da altra parte, ma è diverso. Assolutamente sì. Koulibaly 4 milioni, alla sua età 4 milioni per 8 anni è già una grossissima cifra. E quindi è chiaro che ha tutte le buone possibilità per tenerlo a Napoli. Non sta facendo niente che Walter. Cioè non sta facendo, anzi. Non ho detto che sta facendo, ho detto do due notizie, se sono notizie. Sforzo anche per Insigne a questo punto. Bravo. Allora, Insigne lui se l'è puntato, lasciamo perdere, perché il discorso Insigne non la finiamo. La strategia è quella. Allora, questo non lo voglio perché mi sta sulle scatole, per questo. Ma c'è un allenatore che decide anche lui, dai. Allora mi dici che Spalletti non voleva Insigne. Ma io che cosa ti posso dire, Vincenzo? Non sono così un padre eterno che so quello che si dicono, so solamente che c'è una società e c'è un allenatore che è stato programmato per altri 3 anni e lui deve fare la squadra e De Laurentiis la deve mettere a disposizione. Ma non è che sta sulle palle a De Laurentiis e Insigne se ne va, ma che diciamo, scusa? Dai, io accetto tutto, però certe cose no, ragazzi. Insigne da ottobre scorso ha ricevuto un'offerta clamorosa che non si poteva rifiutare, con tutto il bene, ma sono 15 milioni di euro, ma con tutto l'amore, la stima e l'affetto. Allora, e Spalletti avrà detto a De Laurentiis ce la facciamo anche senza Insigne. Se l'avessero fatta a me, che sono malato del Napoli, avrei accettato pure io, ragazzi, ho troppi soldi. Anche io avrei accettato. Tutto bene, anche io avrei accettato. Piangendo, ma avrei accettato. Allora, senza piangere, avrei accettato. Io ho sempre giustificato questa scelta di Insigne, sempre giustificato. Però cerchiamo di vederci incontro nelle opinioni. Sta di fatto che Insigne ha detto fino a poco tempo fa, se De Laurentiis l'ha detto pubblicamente, se gli fosse stato confermato l'ingaggio sarebbe rimasto a Napoli. La devi trovare l'intervista pubblica, perché io non la ricordo, perché si è sempre parlato della cifra bassa che ha offerto il Napoli, ma non si è mai parlato della richiesta che ha fatto l'agente al Napoli. Il problema è quello. Se ha rifiutato i 3,5 più 1,5 quando si fanno io ti faccio un'offerta, tu mi fai una controofferta. Noi non sappiamo la controofferta qual è stata, perché se Insigne, per esempio, chiedeva 6 milioni, 7 milioni, dall'altro lato c'è stata io quella cifra non te la posso dare. Ma secondo te De Laurentiis non avrebbe detto Insigne mi chiede una cifra? Vince, di una cosa sono sicuro, che De Laurentiis non dice niente. De Laurentiis contro, poi, perché poi dicevano già ce l'hanno con Insigne, poi dicevano allora quello è lui che ha chiesto 7 milioni, 8 milioni. Cioè, noi non sappiamo la reale, perché Pisacane in tutto questo, che poi apre e chiudo parentesi, non ha fatto niente perché ha fatto tutto da amico, lui ha aperto solo la bottiglia di champagne, apro e chiudo parentesi, però Pisacane fino adesso ha parlato senza mai rivelare la cifra esatta che Insigne ha chiesto al Napoli.
ok? E questo non è bello, perché se tu dici il Napoli ci ha offerto questo, però tu non mi dici tu al Napoli che cosa hai chiesto, ti sei trincerato dietro alla cosa, vabbè, ma quello è il capitano, hai capito? Io ho capito, però quando vuoi, perché se tu rendi pubbliche le cifre dell'offerta devi essere onesto intellettualmente a rendere pubblica anche la tua richiesta, perché altrimenti non si fa così. Vabbè, che queste sono cose che non sapremo mai. Vabbè, infatti, perché poi lo sapranno solo sinceramente. No. Allora, manca poco. Ultimo argomento, chiudiamo questo. Sanremo, chi lo vince? Chi vince? Due ore. Sì, chi vincerà? No, sì, 5 minuti. Velocissimo. Allora, chi vincerà Sanremo? Oh, no, scusa, mi sono sbagliato. Venezia Napoli, Inter Napoli. Io queste sono due partite che tratterei insieme, perché sono secondo me lo spartiacque del Napoli. Prima Venezia Napoli. Aspetta un attimo, chi è che è caduto? Pasquale. Allora, Claudio, chi è che è caduto? Claudio Mellone è caduto. Claudio, rialzati. Claudio Mellone non lo vedo nemmeno sotto. Va bene, allora quando appena perché lo vedo hai detto chi diceva Sanremo e quello è caduto. È andato a vedere chi sta dicendo Sanremo. Va bene, allora Venezia-Napoli, io e Inter-Napoli li metterei insieme perché si tratta di due partite che potrebbero cambiare il destino completamente del Napoli. Vinci le due partite e magari un punticino l'Inter lo perde col Milan, si riapre tutto il campionato e si riapre il campionato tutto a favore del Napoli, cambiano tutte le prospettive, ragazzi. Magari voglio dire una cattiveria, si dispiacerà De Laurentiis che ha vincere uno scudetto e poi da aumentare invece di diminuire deve aumentare. Ma sei cattivo, vince però. Oggi sono cattivo. Ma tu ti pensi? La sera sei cattivo, a te l'ha fatto male il corso. No, io mi dico che un uomo dall'ego smisurato come De Laurentiis dovesse vincere lo scudetto a Napoli, guarda che lui per l'ego che ha farebbe costruire una statua, cioè, quindi non è esattamente. Sì. Farebbe cose, no, ma io volevo fare una battuta. Volevo fare una battuta. Scusatemi, però. È già la guada sta De Maradona, ci mette allora, a volte facendo le battute si dice anche a volte. Allora, il Napoli vince lo scudetto, altro che dimezzare gli ingaggi, lui dovrebbe spendere una barca di soldi che non sai nemmeno dove finiscono. Si aumenterà gli stipendi agli amministratori. Cioè, praticamente dovrà, a parte i nuovi acquisti, eccetera, a parte che dovrà fare, perché poi ti chiede la piazza, ti richiederà cosa, ma dovrà aumentarli. Arriverà un anchissà che dice, ma io faccio un esempio, ho vinto lo scudetto e tu muri sarà 2 milioni di euro. Quindi saranno guai. Beh, in quel caso interverranno anche gli sponsor, però. Ma invece per andare un po' più vicino su Venezia-Napoli, cosa abbiamo da dire? Allora, Venezia-Napoli e Inter-Napoli sono due partite importantissime per poter sperare, oppure saranno lo spartiacque per quanto riguarda il futuro del Napoli. Cominciando da Valte. Venezia Napoli, stammi accorto, perché se sbagliamo a tirare il pallone vai in laguna e poi dopo dobbiamo sentire che non ma c'è andato. Ho visto Venezia Napoli in Serie C, sono andato a Venezia o in Serie B, non mi ricordo, sono andato a Serie Venezia B, 2-1 per te, allora 0-0 un tiro di Montesanto. Allora, un tiro di Montesanto 0-0, un tiro di Montesanto, perché il Napoli non è mai entrato nell'area del Venezia, mai. Un tiro di Montesanto da metà campo è andato a finire in laguna. Montesanto. Quindi ci andate Napoli 2-1, Montesanto e tiro nella stessa parola è un ossimoro. C'è la manetta in porta, manuale manetta. Giocava Museo, giocava Manetta, giocava, no Musella, aspetta, giocava Manetta, Manetta è uomo portiere.
Sì, ma giocavano Montervino, Montesanto, giocavo questa gente qui, quindi, e mi ricordo che il Napoli non usciva, Vasilina. ma Ragazzi, ma lo allora chiamiamo a Montervino, glielo chiediamo in diretta. il Napoli non usciva contro il Venezia, e il Napoli era nettamente più forte, non riusciva ad uscire dall'area di rigore. A un certo punto, da metà campo, Montesanto fece un tiro. Cioè, questo tiro, il pallone andò a finire in laguna. Noi dall'agli Sparta abbiamo visto questo pallone che Però, aleggiava in battute a parte, la squadra di Zanetti gioca bene, sarà una partita da prendere con le molle. Quindi, prima di parlare dell'Inter, mi soffermerei proprio sulla partita del Venezia, perché non è per molto nulla importante. una Abbiamo partita 5 minuti, facile. ragazzi, 5 Da più minuti, dai. parti sento dire, vabbè, tanto pensiamo all'Inter, no, un attimo, perché Allora, noi io adesso sono non è che d'accordo abbiamo con già Walter. vinto, quindi piano. Le partite prima di essere vinte, bisogna giocarle, sarà un campo Giocarle. difficile. Mannaggia la Coppa d'Africa che Coulibaly, chissà, purtroppo ormai le faranno tutte perché sono arrivate fino alla fine. Ritorneranno lunedì prossimo, sperando che ritorneranno con un Napoli vittorioso a Venezia e magari con il derby di Milano che ci fa qualche La sorpresina. partita contro l'Inter passa necessariamente da come si fa Attraverso la partita. Venezia-Napoli, Esatto, è chiaro. perché il Venezia ha fatto La Coppa Italia. una partita contro l'Inter esagerata, Esatto, proprio esagerata. bellissima. Bella partita. Adesso con la campagna acquisti che hanno fatto, la qualità media della rosa è aumentata. E hanno un attaccante che io ho visto che sa giocare con entrambi i piedi ed è abbastanza pericoloso. Non so se lo mettono subito. Non sa Mede, lo Young Boys non gioca da 9 mesi, quindi non Allora, no, giocherà contro di noi. quello no, poi bisogna vedere. Sta Henry, sta ok, sta Carrison ha giocando. comprato Ma Carrison, ha l'audio che comprato Nani, ha comprato Ullman, non è vero? Nani, che forte! ha comprato Zanetti. Ora bisogna solo vedere come si ambienteranno nel campionato. Per fortuna questa è la prima partita, Ha quindi comprato pure 7 insieme a Nani. sì, anche l'ho detto. Allora, che stavo dicendo? Incredibilmente, numericamente, gli acquisti maggiori sono stati fatti da Venezia e Salernitana, no, come a livello numerico, Guarda, sulla Salernitana, lasciami dire veramente una cosa. Io nella mia vita non avrei mai pensato di essere d'accordo con Paolo Bargigia, è la prima volta che mi capita, perché io sto sentendo cose allucinanti. Il grande mercato della Salernitana ha preso tutti gli ex giocatori. Fazio e Perotti non fanno una partita da quando io avevo i capelli, Sì, non vedo questo beh. tasso qualitativo aumentato No, nella Matte, rosa. io ho detto numericamente. Ma No. numericamente potevano comprare pure me e Pasquale Spera, voglio dire, non è quello il problema. Ma in Facciamo difesa comunque è due. meglio. Io ho parlato di numericamente. Comunque sul Venezia, il Venezia è forte, come ha detto Sì, ma perché Fred. Venezia è ben allenato soprattutto, ragazzi. Ha un allenatore Zanetti. veramente, Ottimo. veramente E poi sono in bravo. fiducia, eh? Buon 5-3-2 con due centravanti, uno più veloce dell'altro. Henry è forte pure fisicamente. È un Allora, che è pericoloso, secondo te. Francesco, e chiudiamo perché abbiamo sforato a finire che il regista non mi piglia la trasmissione. È Non Juventino? È commentiamo il solito errore. Francesca, vai. Non commettiamo il solito errore di pensare che andiamo a Venezia, dammo 3 all'1, come diciamo noi, e poi ci Non cadiamo. riusciamo a Quindi farlo. facciamo partita per partita. Il Venezia va rispettato perché, come dicevate voi, gioca bene, che Zanetti è un ottimo allenatore. Hanno fatto comunque un mercato di riparazione perché comunque stanno in fondo alla classifica, quindi dovevano per forza inserire qualcuno perché hanno bisogno. Quindi facciamo partita per partita. Io però un occhio a quel derby perché la settimana scorsa in trasmissione dicemmo: che preferisci, che vince la Juve o il Milan? Io dissi quasi quasi, se ci dobbiamo guardare dietro, forse è meglio che vince la Juve. Qualcuno disse: no, la Juve non deve mai vincere. Ok, però adesso che Io facciamo? Ci disse, guardiamo però questo avanti e deve mai. aspettiamo la vittoria Francia, dell'Inter? ti dico una cosa: noi abbiamo Ma 15 questo deve vincere partite a e priori. abbiamo un vantaggio. Pensiamo a vincerle tutte, poi alla fine facciamo i punti. Ma tutto lo sai che non si possono vincere. Però secondo Francesco, me dobbiamo va bene, partire dal concetto allora di vincere le nostre Francesco, piuttosto l'Inter Milan che pareggia sarebbe. più che ben accetto.
Vabbè, allora... Sì, perché tu pigli due punti, però prima o poi sto strappo dobbiamo dare, ma questo strappo alla classifica lo devi dare, altrimenti se non inizia a correre adesso. Claudio Bellone ha detto di scusarsi con voi, ma il telefono si è scaricato. Sì, allora, detto questo, chiudiamo qui la trasmissione perché sennò andiamo molto, molto oltre allora, le due ore. Ci dobbiamo salutare. Sì, aspetta, ti lascio dopo per i saluti. Voglio dire solo una cosa. In conclusione, sì, è stata una bella puntata, ma non per lo sviluppo, proprio gli argomenti che abbiamo trattato. Però non vorrei che avessi dato una come dire un'impressione diversa da quella che io non è che ho voluto attaccare De Laurentiis praticamente ho voluto fare un distinguo, ho voluto fare un distinguo su De Laurentiis per quanto riguarda l'amministratore che è e non l'imprenditore che non è. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, io da giornalista potrei analizzare in modo freddo e freddo come ha fatto Freddi, come ha fatto Walter, la situazione. Da giornalista che segue il Napoli, da tifoso, mi dispiace, insomma, io sono 20-40 anni che non vedo vincere niente e spero come sperano tutti che dopo 40 anni pure un trofeo, una Coppa Europea, un trofeo, i giovani possono vivere quella gioia che io ho vissuto, perché io ho vissuto quella gioia che a un certo punto mi dava pure fastidio. Era scucciato se il Napoli vinceva nei campionati successivi una partita, era appagato perché dicevo ci siamo pure noi tra di loro, poi vinceremo noi, vincerà il Napoli, vincerà l'Inter, vincerà il Milan, vincerà il Bologna, è bello così, beh, però era entrato nell'ottica che finalmente nel calcio tutte le squadre potevano vincere qualcosa, anche come ho detto prima, un tifoso del Cesena poteva ambire e sperare, non dico la vittoria di un suo, o quasi, pure la vittoria di un scudetto. Ma oggi non è più così. Ma io Freddy, ti dico qual è la mia forma mentis che mi ha portato a fare quel discorso. Quel discorso. Per cui, ripeto, la competizione è competizione. Però io passo ora la linea a Roberta, faccio un saluto generale e poi Roberta particolare, faccio un saluto generale a tutti, dico che di seguirci domenica dopo Venezia-Napoli a caldo per trattare la partita. Vai Roberta. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto ci salutiamo e ecco, domenica dopo Venezia-Napoli appunto sapremo se il Napoli è in testa, diciamo, in testa nel calcio oppure se è discontinuo come purtroppo abbiamo visto in alcune occasioni. Io vi auguro una buonissima serata, è stato bellissimo, mi ha fatto piacere rivedere Vincenzo di nuovo carico e anche un po' più cattivo di prima. Sono felice di aver ritrovato Walter, conosciuto Francesco, Pasquale e ritrovato il mio amico Freddy. Spero un giorno di incontrarvi tutti quanti allo stadio, perché per me il calcio, il tempio del calcio è proprio lo stadio. E quindi viva lo stadio, viva il Napoli e viva i tifosi del Napoli. Allora, ripeto, ci vedremo per la puntata martedì prossimo, stessa ora alle 21:30, mentre di nuovo l'invito a tutti quanti per il dopo Venezia-Napoli alle 17:30. A tutti buona serata, grazie a tutti e sempre forza Napoli. Sempre forza Napoli. Sempre, sempre. Una diretta streaming Facebook per qualcuno può essere banale, per noi è unione, condivisione. Significa libertà di espressione di pensiero, con rispetto. Ed è per questo che tutti noi ci mettiamo la faccia e soprattutto il cuore. Ma tutto il nostro cuore. È vero, Dani? E voto fra, o sai che è un dogma. E vero fra, non piglio suona, pensa a sta vita. Che domani la partita, chi sa e chi scende e chi sa la voglia, chi cari le foglie e un famo che corra, chi tene palazza e a chi già brucio mazza, certi facci.
niente, da curtella alle spalle, senza curtella, che sta stipa sempre, non è mai contenta, chi la da stipa sempre, ma anche contenta. Non è mai contenta. E pazienza, pazienza, stavano a studiare, con la voce lontana, ma parla d'amore, l'ha già aperto sto cuore, mentre su tuo calore. Chi vince e chi perde, che sia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, frate era pocora. Che sia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, o sento calore, parterò, parterò cuore. Partero cuore, partero cuore, ogni cosa. Partero cuore, partero cuore, partero cuore. E si guadagna un ne cagna tu, e si guadagna un ne cagna tu. E si vuo cagno munde cagna tu guaio. E si vuo cagno munde cagna tu. E si vuo cagno munde cagna tu. E si vuo cagno munde cagna tu guaio. Tu ci pensi tu, se tutto quando era pessimo ancora, se cagnasse sto mondo con un po' d'amore. E si vuo cagno munde cagna tu. Why you?